Pensano, ma chi sarebbe fatta, meglio? È fatta. Qua può succedere di tutto. Signori, avete intuito dalle riprese esterne che si tratta di un matinee, però c'è Giasone, c'è Vince Carter e sì, we believe the hype, noi ascoltiamo la gran cassa, c'è il numero 23, LBJ. LeBron James e Sidruna Silkauskas, i due punti di riferimento della formazione allenata da Paul Silas, che ha sogni di grandezza nell'immediato e soprattutto nel medio breve. Vince Carter, il punto di riferimento invece per i New Jersey Nets, è arrivato da Toronto, ha giocato le prevedibili 20-30 partite di celestiale livello, adesso arriva anche tutto il resto del bagaglio che il figlio della Florida si porta in giro, direi da quando era già al college. Sì, e ovviamente di questo avremo modo di parlare, l'inizio è stato splendido, poi come si dice in questi casi vediamo il seguito. In perfetto stile Chattel del Mafia è andato a salutare per primo l'ex Carolina Jeff McKinnis. Diciamo però Carolina particolare, sì. Carolina cattivo Carolina rispetto cattivo. A Carolina buono. Sì, pensate che Dean Smith, il suo allenatore al college, telefonò a lui in Grecia per dire non prendetelo questo, non è il caso, non sedettero per intesi e stese uno in un allenamento con un cartone bendato. Matinee sulla tangenziale è qualcosa di veramente estremo. Non aspettiamoci però, temiamo un primo quarto diciamo di assestamento. Se non fosse così ci sarebbe qualcosa di strano. C'è Jason Kidd a controllare il primo pallone per i New Jersey Nets, parleremo tanto di quello che ha fatto e detto Jason Kidd in questa stagione dopo aver portato i New Jersey Nets in due consecutive stagioni alla finale NBA. In campo ci sono forse le due franchigie più derise dall'opinione pubblica negli anni 90. Una ha giocato due finali NBA, come detto, consecutive grazie a Jason Kidd, l'altra presume di giocarne qualcuna prima o poi grazie al numero 23. Palla dentro per Leonard Kersic che torna dopo un problema per infezione virale, peccato per infezione virale perché lo ha fermato, ma appena rientrato in campo ha messo subito 25 punti, anche se contro gli Charlotte Bobcats non proprio il test più probante della Lega. Si va avanti e indietro in grande allegria, soprattutto si cerca di non toccarsi, la difesa di James è leggermente contemplativa e Vince Carter ringrazia e segna. James è partito su Kidd, però su questo possesso rientrava in transizione contro Carter. Effettivamente Flavio aveva parlato di derisione nel passato, giustamente ha tenuto fuori i Clippers perché lì non si entra proprio nell'ambito del basket, siamo nella storia dello sport professionistico. Penetra, scarica di Gooden, palla nell'angolo per Iron Neuville, è scaduto il termine per il trasferimento dei giocatori, ne abbiamo parlato un pochino per la verità in occasione della gara tra Philadelphia e New York che arrivava proprio nella sera della scadenza di detto termine. Queste due squadre hanno fatto poco, niente New Jersey. Interessante invece l'arrivo di Jerry Welsh per i Cleveland Cavs, un giocatore che potrebbe dare qualcosa a Paul Silas, impiazzato dalla media distanza per Twin al secolo Jason Collins. Confermato che LeBron è per Jason Kidd, il che significa McKinnis per Vaughn. E Jason Kidd due o tre cose a LeBron le può ancora spiegare, siccome si trova l'uomo libero. Bella palla di Neuville per il taglio di McKinnis che deve forzare, sbaglia il Gauskas, prima tiene vivo, poi controlla, forse ci sarebbe un contatto falloso, niente da fare, il lituano deve accontentarsi dei due punti per il 4-2 con quasi due minuti trascorsi nel primo quarto. Backdoor da parte di Vince Carter che in questa situazione è veramente pericolosissimo, movimento di grande eleganza, 4 per Vincredible. E questo è il gioco che hanno strutturato per lui quelli dello staff tecnico dei Nets, diciamo coach Frank, questa è la situazione base dove cercarlo. Ovviamente Princeton Offense, attacco predicato proprio su questi tagli che cercano di sfruttare l'anticipo della difesa. LeBron James vede il gioco splendidamente, mette in ritmo per il tiro Neuville che sbaglia, rimbalzo lungo per Jason Kidd, fascia centrale per Kidd che schiaccia dietro la schiena per Vince Carter. Carter trova la palla, quasi la coordinazione, ma poi il tiro gli esce, la palla la ritrova Jason Kidd che rifiuta un tiro completamente libero, ne dà uno a Kersic sorprendendo un po' l'ex giocatore del Partizan di Belgrado e il pallone alla fine viene recuperato da Jeff McKinnis. Come al solito difficile riuscire a leggere nelle carte di Jason Kidd, un giocatore che però partirei da qui in linea di massima è il più forte dell'NBA nei primi due anni di milizia in una squadra, un eccellente, ottimo, fortissimo, scegliete voi giocatori dopo, almeno questo dice la sua storia, poi, recente e meno. Purtroppo per lui scatta il terzo anno e come spesso gli succede nel terzo anno comincia a chiedere di essere ceduto, le ultime richieste sono arrivate abbastanza sentite, voleva andare a Minnesota, oggi sente la partita perché c'è in campo LeBron James e ha iniziato in maniera favolosa.
ha rubato due palloni come forse solo lui può fare in questa Lega. Poi parte LeBron James per la prima giocata da LeBron James di questo mattine. Lo scarico è per Jeff McInnes, che non può esimersi. Coast to coast con una certa potenza e velocità assieme alla potenza. Questo lo distingue assolutamente dal genere, perché ribadisco, questi sono sempre 105 kg su quella struttura. Adesso sente anche lui la rivalità, e Kidd, LeBron James, è un bel duello all'interno del mattinè, direi. LeBron James arriva con leggero ritardo sulla situazione di pick and roll, difesa scecchiana sotto il proprio canestro, manco fosse un centro. Vaughn lo punisce per l'8 a 4 dei New Jersey Nets, che provano anche ad allungare un po' la difesa per tenere alto il ritmo della partita. Il gioco addirittura chiamato con un segnale, non ne vedete tantissimi nella NBA, da parte di Jeff McInnes. Pick and roll laterale giocato tra LeBron James e Kauskas. McInnes dentro per Gooden, il tiro di Gooden che va a bersaglio. Gooden che ovviamente è stato argomento di possibili scambi fino all'ultimo secondo anche quest'anno. Direi che se c'è uno scambio c'è Gooden o viceversa. Ma è incredibile, perché questo ragazzo sta giocando piuttosto bene, anche perché trae qualche vantaggio alla presenza del 23. Invece molti ben informati dicono che fino all'ultimo momento stava per andare ai New York Knicks insieme ad Aaron Hubel in cambio di Kurt Thomas, 2 per il Gauskas. Ma come, scambi un 23enne per un 34enne e dai anche un altro giocatore? È sempre Cleveland, eh? È sempre Cleveland, che probabilmente nel corso della telecronaca ci farà passare indietro con la macchina del tempo ai momenti in cui il leggendario Ted Stepien aveva in mano questa franchigia, che invece adesso è praticamente certo sia di Dan Gilbert, un altro personaggio fantastico, ma mi sembra che il bernoccolo per gli affari sia migliore nel caso B rispetto al caso A. Grandissima palla che attraversa la corona del lago di James per Gooden, e poi la deviazione della difesa. Domani dovrebbe essere il giorno dell'ufficializzazione del passaggio del pacchetto di maggioranza di questa franchigia nelle mani di Dan Gilbert per la tutt'altro che disprezzabile cifra di milioni di dollari, 374, più l'eredità di un debito di 100 milioni di dollari, più 100 milioni di dollari di prestito per finanziare l'operazione, solo con gli interessi che pagherà Gilbert nei prossimi 30 e passa anni ci sarebbe lì che star benino. Esatto, e questo è un personaggio, sicuramente la leadership di un certo tipo di modo di essere proprietario dell'NBA di Cuba ne è messa a dura prova. Ancora Nedal Kristić, che gioca una pallacanestro non velocissima ma molto tecnica, molto molto tecnica, e sta venendo fuori in una conference, la Eastern, in cui se sei un lungo e probabilmente sai camminare e respirare assieme già sei a buon punto. Linea di fondo per LeBron James, scarico per Gooden, tiro in traffico molto complesso, più due Kerr. Interessante questo attacco alla zona con la possibilità di muovere LeBron sulla riga di fondo, non lo anticipi e quando la tocca sono dolori. Bene lì, eh? Bene, effettivamente benino, palla al prolungamento della linea di tiro libero per Carter, che ribalta per Vaughn in salto, attacca il centro dell'area, Vaughn non aiuta nessuno, McInnes aspetta l'aiuto che appunto non c'è, e arrivano altri due facili per l'ex giocatore dell'Università di Kansas. Parità a 12, difficile prevedere un parziale in tempi brevi per l'una o per l'altra squadra, perché i parziali si fanno con l'attacco ma soprattutto con la difesa. Mandato sul fondo il pick and roll di McInnes, McInnes prende e tira, rimbalzo lungo per Aaron Hubel. Direi, Flavio, che è un'occasione dal punto di vista tecnico per i nostri super appassionati per vedere qual è l'interpretazione che Cleveland dà, tutta palla persa, delle cosiddette UCLA series. Abbiamo parlato mille volte dello schema UCLA generato negli anni 60 da Dennis Grams e John Wooden a UCLA, infatti prende da lì il nome, una partenza 1-4 e tutto quello che può derivare da quelle situazioni. Gli Utah Jazz hanno portato le UCLA series a un livello di masterizzazione totale, questa sono una versione un po' anacquata di quel modo di intendere. E LeBron James gioca almeno tre ruoli all'interno di UCLA series, ne abbiamo visto uno nell'ultima possibilità. Cifre in casa e cifre fuori casa per i Cleveland Cavs, 10 vinte, 17 perse lontano dalla Gand Arena. Gand, l'ex proprietario, che rimarrà comunque all'interno della compagine societaria con un 10%, la finta da parte di Jason Kidd. James è già dall'altra parte, se vuole veramente riuscire a fare quello che il suo talento gli dovrebbe permettere di fare, dovrà perlomeno imparare in difesa a non farsi vedere così da tutti. Sì, questo è abbastanza imbarazzante per un giocatore del suo livello, è il secondo nella Lega nei recuperi, perché ovviamente la sua interpretazione attuale della difesa è più che altro sulle linee di passaggio, però è imbarazzante farsi battere così. È anche imbarazzante la facilità che ha a giocare in attacco e non necessariamente nel mettere punti, stoppata di Carter addirittura, poi Kerfic arriva appena appena in ritardo permettendo a McInnes un altro canestro che tiene vicini i Kerr. Gran lavoro
difensivo di Collins, dice Jason Kidd, questo è il giocatore più sottovalutato dell'NBA dal punto di vista difensivo, sono disponibile per una campagna promozionale, in effetti marca più o meno tutti in qualsiasi frontline NBA. Marca dal 3,5 al 5 più e li marca bene, l'unico suo reale problema è quello dei falli, in attacco è probabilmente meno scarso di quello che si possa pensare, per una volta lo dimostra immediatamente con un palleggio e arresto di tiro dopo una palla tocchicciata al 24esimo secondo, James dentro trova Gooden, sa solo lui come, voglio giocare con LeBron James, assolutamente, me la sento. Wanna play with LBJ, no momento, LeBrat James. LeBrat, esatto. Perché è arrivato il battesimo. Peter Vecchi, di quest'uomo vi parliamo più o meno ad ogni telecronaca, insidioso, non vedo altri aggettivi, bella palla dentro per Chris, giornalista New York Post, che non sapendo chi attaccare in settimana ha scelto James. Beh, direi bersaglio naturale, perché tutti hanno già preparato il violino zigano per parlare di LeBron James, sì. Uno di cui tutti parlano bene, perché non parlarne male? Sì, in effetti Peter Vecchi ha questa versione, il mondo e io, come posso mettermici contro? E ha scelto LeBron James, che si prestava dal suo punto di vista, gran palla intanto per Kristic, anche se la difesa centroarea di Cleveland, diciamo la cosa? Così, un po' porosa, esatto, la cosa. Che cosa ha sbagliato? Dove ha sbagliato? Ha sbagliato perché a Denver non ha fatto la gara delle schiacciate, sembra che abbia chiesto dei soldi e soprattutto non ha firmato l'autografo al ragazzino. C'è sempre qualcuno che vede sì. L'uomo sulla cresta dell'onda che non firma l'autografo al ragazzino, il che è disdicevole, però onestamente noi siamo qui a vederlo giocare a pallacanestro, poi quello che fa altrove direi che ci deve interessare, ma è giusto. Purtroppo se il testimone oculare Peter Vecchi siamo rovinati, perché al suo confronto Pico della Mirandola è lo smemorato di Collegno e questo per 35 anni ricorderà ogni dettaglio di quella mancata firma. Grande coordinazione di Gauskas, messo in una condizione non facile dalla palla schiacciata per terra di McInnes, non trova però i due punti, il lituano cerca lo sfondamento, Gooden non lo trova, schiacciata di Nenad Krstić. Ora Krstić è bravo, però onestamente così bravo mi sembra anche merito della difesa o presunta barra supposta tale dei Kers. Direi che la chiave tecnica dei Nets è quanto possono andare in campo aperto. Rispetto alla versione precedente che ci andava tanto, non hanno i rimbalzi, l'aggressività e la corsa di Kenyon Martin. Quindi se controllano il loro tabellone come stanno facendo questa sera, allora hanno tante possibilità di andare in campo aperto. Quanto incontrano squadre che non gli concedono così tante ripartenze, il loro attacco a metà campo non è sufficiente per dominare la costa est. Anzi, bella palla da parte di Jack Vaughn a centrare il Gauskas in leggero ritardo e la possibilità del Gauskas di fare la differenza in difesa credo sia la valutazione principale da fare nel momento in cui bisognerà fare la grande scelta, ovvero sia rimetterlo sotto contratto o non rimetterlo sotto contratto. Jason Kidd nelle ultime tre partite 13 perse, ne aveva perse 14 nelle 8 precedenti, in mezzo anche due o tre dichiarazioni di amore, di quasi amore nei confronti di compagni il cui nome non è stato fatto, ma molti hanno letto un nome che iniziava per Vin e finiva per Sir. Sì, quindi è un matrimonio che prosegue? Bah, insomma, vediamo, Io ho i miei dubbi. Sì, qualche dubbio effettivamente c'è. I Nets sono una squadra interessante anche dal punto di vista della futuribilità, se i giocatori restano, anche una cosiddetta mid-level exception a 5 milioni di dollari, piuttosto attraente, spesso se il giocatore decidesse di essere uno di front line. Nel frattempo però Kidd ha commesso l'errore di rimanere a Cabo San Lucas qualche minuto di troppo, perché l'aereo per New York arrivava in ritardo causa neve e questo gli ha generato un arrivo in ritardo che in altre società avrebbe avuto un altro tipo di atteggiamento, in questo caso invece è andato tutto bene. Allenamento saltato, vicenda che è stata congelata, se si passa il gioco di parole, e alla fine non è venuto fuori nulla, chiaro che i compagni non saranno stati felicissimi di allenarsi mentre si tratteneva a Cabo San Lucas, sia pure per motivi meteorologici, il loro leader, la palla di James per Gooden, Gooden che non sa tanto bene che farne, poi Gauskas che non si intende con McInnes, attacco disfunzionale se ce n'è uno, poi secondo ferro, rimbalzo di Vince Carter e apertura per Jack Vaughn, Cleveland con pochissima fluidità, pochissima armonia, in campo i veterani, lo zio Cliff, al secolo Cliff Robinson che attacca subito Gooden e con la maglia numero uno Ron Mercer che cerca e trova l'ennesima casa della sua controversa carriera NBA. Commento di Doc Rivers all'arrivo dello zio Cliff, inteso come Cliff Robinson, ecco, adesso inizia una squadra da battere.
Sono loro. Sono loro, fatta. Campioni. Togliete un posto ai playoff. Bravo, Robinson. Bravissimo, però... eccezionale. Però così determinante a questo punto della stagione? No, anche perché in linea di massima dovrebbe essere in competizione per i minuti con la vera grande addizione che i Nets avevano fatto vicino a canestro. Il grande sfizio. Credono. Il grande sfizio. Esatto, lo sfizione. Esatto, Elden Campbell, 2 milioni e 2 di dollari, sottratto letteralmente ai Detroit Pistons. Sapremo la verità, direi, nelle prossime 24 ore. Mentre va a segnare ancora Vince Carter. Il primo marzo è il giorno ultimo per rilasciarlo o meno. Nel caso lo rilasciassero, però, non può andare a una squadra in lotta o in competizione ai playoff. E i Detroit Pistons configurano l'identikit. E allora? Esatto, spieghiamo esattamente di che cosa si tratta, perché la vicenda è davvero interessante. I Detroit Pistons hanno messo sulla lista dei cosiddetti waivers, cioè dei giocatori che vengono tagliati e sono per 48 ore a disposizione dell'altra squadra, Elden Campbell. A 5 minuti dal termine della scadenza i New Jersey Nets hanno preso il giocatore, sganciando, come vi ha detto Federico, 2 milioni e 200 mila dollari. Grandi professioni di fede, Elden, New Jersey ti aspetta, i Nets sono la tua squadra. Risultato, nelle ultime 5, 2 non entrati, una volta 4 minuti e 2 volte 1 minuto. Al momento sembra fuori dalla rotazione. Se tipo il giorno 2 marzo o 3 marzo dovesse leggere sul giornale New Jersey Nets tagliano Elden Campbell, allora avremo la prova provata che l'hanno preso solo per fare uno sgarbo ai Detroit Pistons, perché come ha detto Federico, da dopo il primo marzo un giocatore tagliato non può far parte, anche se rimesso sotto contratto da un'altra squadra, del roster dei playoff di questa squadra. Versione Rod Thorn, ovvero l'architetto di tutta questa questione, no, preso per il valore tecnico indiscutibile e giocatore utilissimo alla bisogna. Ad ovest del fiume Hudson non ci crede assolutamente nessuno. E il 24 dicembre c'è un signore con l'arena che si cala nei cammini di tutto il mondo e porta dei simpatici doni. 2 marzo, in linea di massima sapremo. Adesso se si vuol togliere lo sfizio vero, diciamo lo tiene, però costa. 28-16, vantaggio New Jersey, ultimo minuto del primo quarto, ricezione per LeBron James, molto tranquillo, scarica ancora per Tractor Taylor, poi si butta sulla palla vagante, dovrebbe aver accelerato, finalmente ci fa vedere una cosa. Sì, anche perché fino adesso la terza non l'aveva ancora messa, però improvvisamente sale con le marce e fa due cose come queste. Lo scarico per Vince Carter, il blocco da parte di Jason Collins, palla schiacciata per terra per Twin, che viene attaccato difensivamente da Sagan Ajop, fallo da parte del senegalese. Cleveland ormai è una specie di succursale delle Nazioni Unite, con senegalesi, cechi, brasiliani e ogni tipo praticamente di nazionalità rappresentata. C'è anche un certo ingorgo a livello di giocatori con le caratteristiche attorno a 2 metri, discreto tiratore, discreto difensore, fa un po' tutto. Qui abbiamo visto due darsi il cambio come Harris e Nubil, ma ce ne sono altri. Esatto, slasher o swingman di solito è la descrizione dal punto di vista semantico di quel ruolo che ha iniziato Flavio, e c'è una bella serie di scope. Esatto, e quindi scope ce ne sono tante, mentre LeBron James fa scopa con pochi, anche se viene rimontato da dietro da parte di Jacques Vaughn. Vaughn finisce nella zona di Scott Williams, il veterano NBA, una parola buona o meno buona ce l'ha per tutti. Molto bravo Vaughn, che se non altro sta giocando vicino al limite delle proprie possibilità, a differenza di altre stelle di questo primo quarto. Sì, diciamo che il mattinella hanno interpretato in maniera differente alcuni degli artisti presenti. Il blocco da parte del trattore Taylor, che pesca Jop, grande palla di Sagan Ajop, mamma mia, l'istinto dell'ex giocatore di Oak Hill, immediatamente capito da parte di uno che Oak Hill l'ha battuta a livello liceale. Esatto, sulla carta avremmo potuto anche esserci a vedere quella partita, purtroppo era in contemporanea con l'All-Star Game. Non rimembriamo questo. Palleggia il resto del tiro di Carter, sbagliato, poi la deviazione da parte di Jop, l'ultimo tocco è proprio di Jop sulla pressione di Nenad Krstić, primo piano per Jop, che a Oak Hill Academy sembrava onestamente un giocatore destinato a fare cose fantascientifiche nella NBA. Mi sembra che l'oroscopo al momento non è proprio quello. Nel secondo quarto vi spiegheremo perché Flavio dice questa cosa, perché lo vide con quella maglia in una tournée americana di Flavio. Sale Vince Carter allo scadere a inchiodarne due di classe, e questa è una giocata da stra-Vince Vincenti. E effettivamente, giocata così, Vince Carter ne può fare, ne ha fatta una anche in occasione del suo ritorno in Canada, ma una giocata è bella, serve però altro. Questa più che bella è molto molto bella,
mette il punto esclamativo sul finale del primo quarto. New Jersey Nets, padroni per ora a Stratford. Raccogli 12 punti, puoi vincere Cookie, Ricky o Boom Boom, uno dei 15.000 esclusivi folletti Coca-Cola by Trudy. PGA Tour. Ford Championship at Doral, da giovedì 3 marzo, su Sky Sport 3. Avevo pensato di cambiare la macchina. Renault fa una bella offerta, eh? Mamma, chiamali. Renault regala un sistema DVD multimediale. Chiamali, chiamali. Dove vai? Dove va? Dottore, ci risiamo. Dove andiamo? Solo a febbraio, su tutta la gamma Renault, una multimedia DVD station e finanziamento all inclusive. Se lo racconti ti prendono per pazzo. Presto, presto, che comincia la maratona qui su Sky per la festa della donna. Un sacco di fighi da paura, una scarambola di tronchi di pino. E George Clooney, che è un uomo che non deve chiedere mai, tanto è inutile, gli diamo già tutto subito. E poi Hugh Grant, che classe ha, come le lavatrici. E uno proprio che si deve rottare, tutto in inglese. E poi DiCaprio, DiCaprio quello che faceva l'aeroplanino su Titanic, come Montella. E poi Kenny Reeves, e poi Colin Farrell, Colino. Che meraviglia, non sto più nei collanti. Luciana Littizzetto presenta... Ecco, fatto male? Uomini, istruzioni per l'uso. Martedì 8 marzo, dalle 14.30, su Sky Cinema 3. Su Sky Sport, Flavio Tranquillo, Federico Buffa, soprattutto Vince Carter, Jason Kidd, LeBron James, Zydrunas Ilgauskas e gli altri. Carter reduce, come detto, dal ritorno a Toronto, 8 su 25, molte risate, molti sorrisi, meno da parte dei suoi compagni. Qui vediamo una giocata che pochissimi, probabilmente nessuno nella NBA può fare. Guardate l'altezza a cui va a farla senza praticamente aver avuto alcuna rincorsa su cui basarsi per quel salto insensato. Rimane però sempre l'idea di un giocatore non facile da mettere all'interno di un contesto di squadra, non facile tecnicamente e ancora più difficile emotivamente e psicologicamente. È probabile che sia tutto giusto, anche perché gli manca forse un minimo di cultura del concetto di squadra, al di là del fatto che sia andato nel luogo dove la cultura del concetto di squadra è fatta diventare una ragione di vita, e probabilmente non si è mai realmente integrato mentalmente a che cosa è richiesto a questo livello per essere, oltre che una star, un giocatore che sa giocare con gli altri. Infatti secondo me il suo problema è che non è che faccia apposta o che sfidi l'autorità costituita, è proprio che è così, quindi è ancora più difficile, sì, da cambiare. 8 su 25 a Toronto. Subito dopo la partita di Toronto, dichiarazione di Kidd: allora se siamo qui solo a compilare delle statistiche, io in linea di massima posso stare anche seduto e guardare gli altri che le compilano, a me non interessa. Tutti ovviamente hanno inteso che le parole fossero destinate a Vince Carter, che la partita dopo contro Milwaukee, in una partita persa quasi di un ventello e in cui i Bucks nel terzo quarto hanno cominciato con 10 su 10, ha fatto 11 su 27 e due assist. Uno che lo fa apposta magari si contiene, è proprio che a lui viene così, non c'è niente da fare. Niente da fare. In quella gara però peraltro trovo memorabili le dichiarazioni di Jalen Rose, ex compagno di squadra di Vince Carter, che ha detto che bisognerebbe ritirare il numero 15 di Vince Carter. Non esattamente il giocatore più popolare in Ontario in questo momento. Beh, lo ha definito forse l'atleta più amato nella storia dello sport canadese,
se non è un grande umorista. Dopo Terzoli e Vaime, sì. Jalen. Tra l'altro gli aveva fatto 12 su 15 dal campo con 30 punti. Jalen, che è assolutamente un personaggio unico, autore anche della frase: beh, per andare allo Stargame io ho bisogno che la mia squadra sia 82-0, che dal punto di vista cronologico è inesatto, perché non può esserlo al momento dello Stargame, però vi dice anche lì del rapporto tra Jalen Rose e il mondo. Anche Mersan in campo, diceva Flavio, lui pure un ex Okil Academy. La stagione precedente a questa avete visto come LeBron James sapesse di sbagliare il tiro e a quel punto è andato a prendersi il rimbalzo sbagliando intenzionalmente. Bella rubata di Travis Best, che poi trova all'interno del semicerchio il difensore, si butta dentro e porta a casa il contatto falloso da parte di Lucius Harris. Andiamo a rivedere il lavoro difensivo di Travis Best. McInnis, c'è da portare un tiro, è spesso in prima fila, poi finisce anche per le terre. Best con grande decisione, Harris questa volta molto mal accorto, perché mancare il semicerchio di così tanto su una transizione così lunga è quasi più difficile che non mancarlo. Concordo perfettamente, calcolando che tipo di giocatore è, che cosa gli interessi questa partita in cui è un ex e per quale motivo gioca in una squadra NBA come questa. Per la verità Harris fa anche lui un po' scopa con tutti i nomi precedenti, è solo una versione leggermente più piccola, ma tecnicamente assomiglia a quasi tutti i giocatori menzionati. Beh, ancora non abbiamo visto Pavlovic e il nuovo arrivo Welsh, che probabilmente non vedremo perché è in condizioni fisiche non perfette. Welsh al centro di una storia irresistibile, salutato all'inizio della sua carriera a Boston come un giocatore che sarebbe stato anche valido da scambiare alla pari con Antoine Walker. Arrivando da Dallas ha lasciato Boston il giorno in cui tornava Antoine Walker via Atlanta. Spettacolo. Solo l'NBA, solo l'NBA. Nel frattempo Nedard Kris, secondo me, non ha intuito che la lotta del fango non è una cosa da fare col trattore, che lo sta spazzando via su due lati del campo. E ovviamente il trattore da questo punto di vista è un topo nel formaggio. Recentemente, in occasione della trasferta di Indianapolis, intanto Cleveland sta giocando una delle pallacanestro più orride delle ultime stagioni, dicevo, in occasione della trasferta di Indianapolis, Taylor è stato visto nella hall dell'albergo dagli scout NFL e un capo allenatore NFL gli ha detto: trattore, non è che l'anno prossimo ti sei stufato di giocare a pallacanestro, perché potresti anche giocare da titolare nella mia squadretta. E questa però sembra una battuta, ma lo è fino a un certo punto, e si trattava della squadra di Buffalo, perché una delle più belle storie della stagione sportiva americana è quella di Antonio Gates, ex Kent State, forse qualcuno lo ricorderà, brillantissimo qualche anno fa, un torneo del CAA, ritenne che il basket non era il suo sport, come dice spesso Flavio, molti di questi sono dei tight end naturali, ecco, ma non da partire al Pro Bowl dopo aver messo fuori una richiesta, posso venire gratis o quasi, $7,000 per trovare il primo posto NBA, adesso, scusatemi NFL, adesso guadagna al minimo che è poco sopra i $500,000, però Pro Bowl, ecco, è un po' avanzato come concetto. Se non è una grande storia di sport questo, e c'è un solo paese al mondo dove può avvenire, allora trovatemene un'altra. È effettivamente una storia eccezionale, ma io credo che quella di Traylor, teoricamente, anche se il trattore non ci andrà mai perché non c'è il contratto garantito, certo, nell'NFL, potrebbe essere in potenza ancora più incredibile, anche perché arrivando in una squadra NFL la prima cosa che direbbero a Traylor è: allora trattore, qui bisogna ingrassare un po', quei chili bisogna mettere, altrimenti non si va da nessuna parte, figurati. Esatto, perché in questi mesi è stato costretto a molti finocchi. Esatto, e insalatine. E insalatine, e invece qui gli dicono: adesso ecco la porzione di pommes frites che tanto aspettavi. E sarebbe assolutamente il suo mondo. Bel lavoro da parte di Gauskas, arriva il fischio arbitrale ed è 3 secondi per il giocatore lituano, che in questo inizio di partita non è onestamente aiutatissimo dagli arbitri. Buon lavoro difensivo da parte di Kerstic, che sta in campo con una bella facilità, sembra un veterano, sembra che non abbia fatto mai altro che giocare nella NBA. Il primo commento superficiale è, dopo averlo visto nelle 2-3 stagioni passate fare bene in Eurolega, ma non esattamente far saltare il banco, non è più l'NBA di una volta. Secondo me è un po' più complesso tutto il discorso. Sì, è molto più complesso, però questo ragazzo sta in campo con molta intelligenza, perché si vede proprio che prende gli angoli del campo bene, usa il corpo, però è un giocatore medio come strutturazione fisica, molto intelligente, che però va sotto fisicamente e non ha grande rapidità. Evidentemente in questo momento qua, può stare in questo sistema, e Nets gelosamente lo hanno trattenuto, nel senso che hanno ricevuto richieste per lui, lo hanno scelto al primo giro, non dimentichiamoci, figlioccio di Vlade Divac, giocatore per cui probabilmente bisognerebbe fare una valutazione su un altro tipo di palcoscenico rispetto a quello in cui sta giocando adesso.
A me in Europa sembrava un giocatore che giocava da veterano, ma un po' nel senso deteriore del termine, non essendo esattamente un veterano, ma un 21enne, 22enne, 23enne. Qui invece sembra addirittura brillare per impegno, anche qui su una semi palla vagante è il primo ad arrivare. È evidente che si giocano ormai due stili di pallacanestro un po' diversi. Lo scarico di Chris Robinson per il piazzato a bersaglio, ancora lo stesso piazzato per i Nets, stavolta di Jason Kidd, meno 17 per Cleveland, e poi speriamo decidere anche di iniziare almeno a giocare la partita, non dico giocarla bene, ma giocarla soprattutto nella persona di questo signore. Però ho sentito i Nets molte volte parlare di lui proprio come invece di definire un giocatore con un buon atteggiamento, positivo, che sa capire i momenti della partita. Kursic, dici? Sì. Effettivamente ci sono anche, oltre che due stili diversi, due modi diversi di vedere lo stesso giocatore a seconda della prospettiva da cui lo si guarda. Time out di Paul Silas, che direi ha visto abbastanza di questo scempio. Sì, effettivamente durante i mattinè probabilmente sarebbe il caso di dargliene di più di time out agli allenatori per cercare di far entrare le loro squadre in partita. Qui ce n'è una sola. Ed è New Jersey, un contropiede guidato da Jay, come chiamano Jason Kidd a New Jersey. È sempre un contropiede guidato da Jay. Ora dimmi qual è il giocatore che non solo non commette sfondamento, ma neppure rischia di commetterlo e riesce a dare quella palla a quel livello di profondità in quel modo. Sì, a questi ritmi di pallacanestro non c'è un giocatore più efficace di lui. È un momento particolare della sua carriera, perché è evidente che vuole portare le valigie altrove, lo ha dichiarato in tutti i modi, bisognerà mettersi d'accordo con la signora, però adesso non è che nel frattempo sia diventata l'anchor woman della CBS, eh? No, per adesso diciamo le notizie del telegiornale le leggono ancora altre. È dovuto intervenire recentemente con suo figliolo TJ, non so se avete notato che ai tiri liberi non manda più Baccetti a casa. Perché? Perché purtroppo TJ, che come forse ricorderete la televisione che seguiva le finali di qualche anno fa, tendeva ad inquadrare quell'attimo superiore alla notizia, e adesso aveva cominciato a mandare i baci anche lui, non si sa a chi, e papà ha detto no, allora facciamo una bella cosa, io non li faccio più, così il bambino che spingardava dalla lunetta delle granate non mandava più i bacetti. Bah! 4-3-2-4, vantaggio Nets, ultimi 7 minuti del primo tempo in arrivo, rimessa dalla linea di fondo per Cleveland, si libera Gooden, non salta sulla finta Kurtic, il taglio verso la palla di Lucius Harris che sbaglia, tiene vivo, controlla e subisce il fallo che lo manderà in lunetta Zydrunas Ilgauskas. Ilgauskas che continua a rimanere un giocatore dotato di una tecnica incredibile, di una coordinazione invidiabile per uno vicino, se non addirittura a quota 2,20 metri, però l'esplosività se n'è andata con tutti quei problemi ai piedi che ha avuto nella sua carriera. Resta un giocatore che specialmente sul lato sinistro dell'attacco è estremamente efficace. Se è fallo di Collins direi di sì, è il secondo, quindi ne ha due lui e due Robinson e uno Kurtic, sbaglia i liberi, però di lunghi che tirano i liberi come lui non ce ne sono tanti in giro. Nelle ultime 12 partite prima di questa 23 di media con 11 rimbalzi, quasi 3 stoppate, 6 doppie doppie, oltre i 14 punti in ognuna delle ultime 13 gare giocate. Un minimo di fatica deve esserci per il giocatore lituano che in due delle ultime 5 gare ha addirittura messo un trentello col suo tiro libero, meno 18 a Cleveland. Piedi se li ha rotti 6 volte fino adesso, ma siamo in serie aperta al momento, nel senso che è intonso da qualche anno. Palla rimessa fuori da parte di Kurtic per l'uno contro uno di Mercer che subisce il fallo, minuti per i veterani da parte di Paul Silas, c'è anche Snow sul terreno di gioco, qui la rimessa rasoterra è un numero che solo Giasone è in grado di fare. Il colpo del bowling che lui ha evidentemente ce l'ha solo lui, però è in grado anche di fare un passaggio di 20 metri che arriva in mano al ricevitore, è così? A tutt'oggi il più bel passaggio che abbia mai visto nella mia vita, che ottenne gli applausi anche della Trasprover che giocava contro, certo, bravo, no, devo dire bravo. Bel colpo. Palleggio di Kidd, bella partenza di Kurtic che poi con mestiere veramente porta a casa il fallo di Ilgauskas in una situazione in cui avrebbe avuto difficoltà a lasciar partire un tiro comodo. Ilgauskas è andato invece a toccare l'ex giocatore del Partizan che va in lunetta e continua a stare in campo con grande facilità. Ecco, per quel Campbell mi sembra di capire che bisogna aspettare ancora un po'. Sì, c'è un po' di tempo, un tecnico che dovrebbe essere stato sanzionato contro Gooden, azione di Kurtic che secondo me ci riporta sul discorso precedente. Bel passo di incrocio per un giocatore di 2'8", 2'9", però lento come tipo di movimento. Sta giocando una pallacanestro molto tecnica, però secondo me ha un
paio di giri sotto come velocità. Quarta doppia-doppia della carriera con 13-10 sul campo dei Golden State Warriors. Il giorno precedente a questa partita, il 25 di cui abbiamo parlato, contro gli Charlotte Bobcats, e qui proprio vedete il movimento che ha portato Gooden a due o tre paroline non gradite dagli arbitri. Non gradite e immediatamente sanzionate. Gli arbitri e Cleveland Cavaliers non vanno d'accordissimo in questo periodo. Qualcuno ricorda come siano stati fischiati dei passi sull'arresto e tiro a LeBron James, che normalmente alle superstar non vengono fischiati. Due fischi consecutivi in una gara proprio contro i New Jersey Nets, risolta allo scadere da un canestro di Richard Jefferson. Jefferson che è fuori per tutta la stagione, ma l'anno prossimo fuori non sarà. Dovesse rimanere Jason Kidd, ovviamente partire di dietro con Kidd, Carter, Jefferson, tutto sommato, specie nella Eastern Conference, non sembra la peggior prospettiva in assoluto. Anzi, secondo me questa è destinata a diventare una distretta squadra. Altro timeout da 20 secondi, i Nets continuano a tirare bene i liberi, vengono una partita da 20-21. Si torna a giocare alla Continental Airlines Arena, 3-7 negli ultimi 10 minuti per LeBron James, che non ha fatto niente apparentemente, 0-10 per gli altri. Questi sembrano veramente i Cleveland Cavs dell'era Stephen. Se mi nomini quel nome però poi dopo mi metti in difficoltà, diciamo così. Invito la lepre a correre. Invito la lepre a correre. E Ted Stephen è l'unico presidente, si ritiene, della storia dello sport professionale americano che generò una circolare del commissioner dell'NBA di allora, tale O'Brien, che disse: ogni accordo concluso con i Cleveland di Stephen va rivisitato da me, ratificato dalla Lega. Esatto, perché io lo devo ratificare o meno, perché praticamente siamo alla visione dell'incapacità giuridica applicata alla decisione di basket. L'ha presa male Ted, diciamo così, però se andate a vedere il suo ruolino di marcia, scambi effettuati, risultati ottenuti, potete comprendere questa decisione un po' particolare di Mr. O'Brien. Il tiro allo scadere del 24esimo secondo, anzi il getto del pallone più che il tiro da parte di McInnis, che va a bersaglio con la tripla della domenica, e non solo, perché il giorno di svolgimento della gara, meno 17 per Cleveland. Ecco l'attacco Princeton sviluppato dai New Jersey Nets, blocco da parte di Kirstich, si apre per ricevere, tiro lento ma affidabile, lo manda sul secondo ferro, tiene vivo Mercer, schiaccia Robinson. Mamma mia, i Cavs veramente. Anche McInnis è andato a O'Keeffe Academy e praticamente ha fatto una rivisitazione delle evasioni celebri, nel senso che scappava ogni 15 giorni, ma ormai avevano intuito i suoi metodi e lo andavano a riprendere. V-Doc, esatto. Dalla media, intanto educatissima la mano del tight end mancato Tractor Trailer, già 50 punti a tabellone per New Jersey con praticamente 5 minuti sul cronometro del primo tempo. La ricezione per Kidd, Kirstich che non sa tanto bene da che parte andare, alla fine arriva il tiro di Kidd che è sbagliato, non c'è nessuno a rimbalzo, la palla di Ilgauskas in campo aperto, Eric Snow che prende il centro dell'area, porta a casa anche il fallo sul tentativo di stoppata di Nenad Kirstich. Anche UCLA ha delle versioni dell'attacco UCLA, compreso quello precedente che abbiamo visto eseguire piuttosto bene, ma la percentuale sul perimetro di Jason Kidd restano abbastanza enigmatiche. E un giocatore che si riscalda e si raffredda sul perimetro come pochi altri. Primo piano per Cliff Robinson, un altro di quelli che partecipa attivamente alla campagna fatta di Jason Collins, uno dei componenti del quintetto difensivo, dei migliori difensori della stagione, e lui in materia tutto sommato rimane un'autorità. Ora voi penserete che questo giocatore cardine è lo zio Cliff, venduto sostanzialmente ai Nets, avrà ottenuto come corrispettivo parecchi giocatori per Golden State, invece non tanto, è andata una seconda scelta che viene interpretata nell'NBA così: ultima chiamata coach Montgomery, ultima chiamata coach Montgomery, fa giocare Bidrins, l'unico 18enne nell'NBA, e l'hanno fatti fuori tutti perché lo deve far giocare per forza. Montgomery odia Bidrins senza mezzi termini, ma è costretto adesso a farlo giocare, anche perché this just in, ultimissime, non vanno ai playoff neanche quest'anno. Ah, così, pare così. Neanche quest'anno. Quindi almeno facciamo giocare la prima scelta, ultima scorsa. Palla schiacciata per terra di Jason Kidd per Carter, grandissima virata in movimento da parte di Carter, che poi non ha l'energia sufficiente per chiudere
Carter, autore di partite memorabili nella storia recente dei New Jersey Nets, una soprattutto su tutte contro i San Antonio Spurs. Dicasi, San Antonio Spurs, 43 punti prima di un'espulsione per doppio tecnico. Uno dei due tecnici davvero bizzarro, l'altro molto molto polemico e controverso per un contatto con Bruce Bowen. Però al di là della bizzarria dei due tecnici e dell'espulsione, in quei 43 punti tutto il potenziale del giocatore. Sì, e direi una discreta arrabbiatura nel luogo dove dovrebbero ritirarla a 15. Vi ricorderete le ultime partite ai Toronto Raptors? Per contratto credo non potesse fare nulla se non fosse al di là di un'ideale linea da 6 metri verso il centrocampo da canestro. Qua sta attaccando il ferro, va in lunetta. Siamo soltanto nel secondo quarto, ci sono praticamente 10 punti di media percentuale in più rispetto alla versione Toronto. Ora, francamente, queste sono cose che ti fanno letteralmente uscire dai gangheri. Figuriamoci se poi questa differenza nell'approccio e questa volontarietà nella differenza dell'approccio viene direttamente confermata da una fonte che nel giornalismo ritengo possa essere primaria, cioè l'interessato. Esatto, lui stesso, sì, devo dire la verità, I was liking it off, cioè mi tiravo indietro, diciamo così, e andiamo bene. Allora, francamente, solo nell'NBA un giocatore può fare una missione del genere. LeBron James, starter nell'All-Star Game, quindi partito in quintetto del 2005, il più giovane ogni epoca. Ma se cominciamo con i record di LeBron James, allora non si fa questa trasmissione. Quanti anni fa il 30 dicembre prossimo? Pochi, molto pochi. 21. Non c'è un errore, no. No, poi alla faccia di uno di 30 anni, il corpo di uno di 32 che ha lavorato tanto, dice il trattore, che parla abbastanza, comunque sarà sicuramente il miglior marcatore ogni epoca della storia dell'NBA. Non sappiamo questo, però sappiamo che Sports Illustrated è uscita recentemente con la copertina faccia di LeBron James, consueto sorriso d'ordinanza, la scritta "il più grande di sempre", punto di domanda. Ecco. Naturalmente è impossibile pensare al più grande di sempre per un giocatore che non ha ancora giocato una partita di playoff, però come notate è un trattore che però va alla velocità di un fuoristrada. Spaventosa partenza di LeBron James, anche se poi sbaglia, muove completamente la difesa, permette il tap-in vincente a Dyer Anubile, partita che stentava a decollare nel primo quarto, non che il secondo abbia fatto cambiare molte cose. Pensa che sembrava Kurstich quello che era in mezzo tra il canestro e LeBron James. L'ho spazzato via con l'anca. Ma io non ho mai visto una cosa del genere. È veramente impressionante, calcolando che gioca alla piccola, che poi come notate in questo sistema di pallacanestro in realtà ne gioca tre di ruolo. Bestiale veramente quello che ha fatto LeBron James, anche in una partita in cui sta mantenendo in estate le marce bassissime, prova a mettere invece quelle alte. Carter che segna il canestro del più 15, palleggio per LeBron James, cerca di pizzicargli la palla senza successo Jacques Vaughn, ultimi tre minuti del primo tempo. La ricezione in post medio per il Gauskas che viene raddoppiato da Vaughn, la palla non esce dal raddoppio, cerca un tiro acrobatico e molto complesso il Gauskas che avrebbe dovuto scaricare molto molto prima. Alla fine il possesso rimane a Cleveland. Abbastanza Kevin Willisesco anni ruggenti, la dà molto poco sui raddoppi via la palla, calcolando quanta attenzione riceve. E calcolando anche quanto è capace di giocare a pallacanestro, scarico per McKinnis da parte di LeBron James, un altro beneficiato, non è il primo, di sicuro non è l'ultimo della storia recente dei Cleveland Cavs, dalle attenzioni delle difese avversarie su The Chosen One, il prescelto, un altro titolo di Sports Illustrated che lo riguardava, questo addirittura in quel weekend dello Star Game in cui però lui giocava a qualche decina di chilometri di distanza dalla sede dello Star Game. La palla dentro di Vaughn per Kurstich, la ributta fuori per Vaughn che di tocco la dà molto bene al ricevitore che dovrebbe essere Jabari Smith, e il tiro dalla media distanza sbagliato. E lo è perché quel tipo di jump shot di tiro in sospensione un po', diciamo così, ai limiti dell'ortodossia ce l'ha lui. Un po' oltre i limiti dell'ortodossia. Abbondantemente oltre. Peraltro un giocatore che recentemente per l'infezione virale di Kurstich è partito anche due volte in quintetto e ha detto è divertente, era dai tempi della scuola elementare che non giocava in quintetto. Jabari ha preso male il fatto di essere andato nel secondo giro del draft NBA, mentre nel primo ci andarono giocatori con cui lui obiettivamente vinceva i duelli nell'SEC per Louisiana State,
però adesso ha trovato lo spazio che probabilmente può meritare in una logica NBA. Picchero l'alto giocato con Traylor da parte di James. Traylor si arrabbia perché la palla arriva in ritardo, prende o tira dalla grande distanza. Che mani! Ma pensate uno con queste mani e quel corpo che fa il tight end dell'NFL. Prende la palla anche se gliela tirano sulla luna. E attenzione perché ha rischiato di venire alla Virtus, però in un momento meno buono della sua carriera NBA. E anche perché c'era il lockout. Ecco, lui e i tortellini e le lasagne da soli sarebbero stati meritevoli di una reality. No, io direi lui e Bologna. Lui e Bologna, esatto, la grassa, proprio questa vita che lui ancora non sa che possa esistere e che è così vicina in realtà a lui. Tiri liberi per Vince Carter. Vince Carter che in occasione del weekend dell'All-Star Game si è ovviamente sentito chiedere molto della situazione LeBron James, intesa come situazione di un giocatore che salta direttamente l'università, arriva tra i professionisti e fa discretamente bene. Ecco il primo piano mentre arriva Campbell, umiliato con i 68 secondi, guerra psicologica. Salviamo le apparenze, però secondo me le salviamo male. No, le peggioriamo. Le peggioriamo. Infatti Campbell, che già non è noto per essere un buon tempone, esatto, entra con una faccia d'ordinanza. E adesso voglio, prima di tornare sul discorso Carter LeBron James, dare un'occhiata al linguaggio del corpo da parte di Eldon Campbell. Campbell che è fuori quadro, però in questo momento sta lavorando con grande intensità sul Gauska. Ecco qua, fallo. Allora, avete presente la pubblicità del whisky del Kentucky? Just warming up. Mi sto scaldando. Qui su questo blocco proprio è restato 4 secondi, dopodiché è andato a urtare. È un peccato perché in un minuto e 8 secondi non potrà darci quello che potrebbe dare anche solo in 3-4 minuti. Con questa disposizione penso veramente che farebbe perdere la pazienza a gioco. Tra l'altro, come vedete, il bonus se n'era andato, abbiamo regalato 2 libri al Gauskas. E il Gauskas in tutto ciò è in doppia doppia con 11 rimbalzi e 10 punti, doppia doppia nel primo tempo. Statisticamente una gran partita, all'occhio onestamente non la definirei una gran partita, però i numeri sono lì. Sì, i numeri sono lì, c'è anche un 7 su 10 di Vince Carter, però sinceramente le statistiche di questa prima frazione non sono attendibilissime. Pick and roll da giocare con Jabari Smith per Carter. Carter prende la linea di fondo, si butta addosso al Gauskas. È il Carter di Toronto. È il Carter di Toronto, identico, non ha fatto questa cosa penso per mesi con l'altra maglia. Spiegazione di Jalen Rose del perché lui gliene ha fatti 30 con 12 su 15 e invece Carter si è fermato a 8 su 25. Mentre lui era lì a far fatica e a fare le schiacciate allo Star Game, io ero in spiaggia con la bibita, con l'ombrellino. Però lo Star Game fatica, Jalen, dai, fai bravo. Come vedete è in serie positiva, aperta, di gare oltre i 20 punti, anche questa Toronto, ma bravo, bene Vince. Toronto ne aveva 15 di media. Esatto, ti ritiriamo anche la mano del college se vuoi. Ultimi possessi del primo tempo, il blocco di Traylor fa girare al largo Jacques Vaughn che poi si deve accoppiare con LeBron James, cambio accettato da Jabari Smith, vediamo come viene sfruttato da LeBron James, discretamente bene. Per la verità, arresto e tiro, si lamenta James perché gli arbitri non gli hanno dato il rispetto dovuto sotto forma di potenziale gioco da 3 punti, riavvicina i Cavs a meno 12 in un primo tempo in cui ha fatto pochino per la verità. Ultimo possesso con Von che corre lungo la linea di fondo, ecco lo scambio in palleggio tra Kidd e Carter, Carter che attacca, si chiude la difesa, la palla non arriva a Jason Kidd, poi il lancio in contropiede viene trovato da Jacques Vaughn, c'è tempo per Kidd, attenzione perché questo è un tiro alla Kidd, anche se esce piuttosto corto al numero 5 dei New Jersey Nets. Il primo tempo è finito, come definirlo se non interlocutorio? Assolutamente, LeBron James ha giocato sui pattini ma ha 10 punti e 5 assist, se non sale di colpi lui, però non sale di colpi la partita. Keep it right here, Heineken at the half is next on YES.
Sky Sport è ancora più sorprendente. In pay per view un'offerta imperdibile. Tutte le partite di Serie A del weekend e il canale 205 diretta gol a soli 15 euro. Ma anche tutte le dirette di Serie B a soli 10 euro. Chiama l'199-100-200, digita il tuo numero di smart card e il codice di riferimento del weekend di calcio di Serie A o B. Più libertà, più scelta. Il calcio così è solo su Sky Sport. La prima perché c'è l'orzo e l'avena. La seconda e la terza per la segale e il frumento. La quarta forse per il riso. Leggere e croccanti. Le fette e armonia di cereali Mulino Bianco. Riscopriti genuino. Qui è la residenza dell'ispettore capo Clouseau. E questo è l'ispettore capo Clouseau al telefono. La Continental Airlines Arena di Stratford, New Jersey, Nets Cavs, secondo tempo dopo l'intensità limitata del primo. Ci aspettiamo una Cleveland diversa, un LeBron James diverso in questa seconda frazione. Nets straripanti in attacco con 58 punti senza neppure avere bisogno del miglior kid in assoluto e del miglior Carter, anche se Carter ha confermato di avere un approccio ben diverso rispetto a quello canadese di inizio stagione. Alto basso Gooden, il Gauskas che non si materializza. Gooden cerca Nubel con un passaggio molto pretenzioso che finisce nelle mani degli avversari. Kid spettacoloso per Kurstic, che quanto a coordinazione non è da scoprire nella sua versione NBA. Due bei punti per Nenad Kurstic. Sì, bisogna anche saperlo ricevere quel passaggio, e se Kid te lo dà vuol dire che si fida delle tue doti di ricevitore. Direi che i Nets giocano molto meglio peraltro del loro record attuale, almeno questa sera. E non c'è il minimo dubbio, d'altronde con quei solisti come potrebbe essere diverso? Gooden ancora una volta con una autentica schifezza tecnica, e poi in campo aperto il fallo a fermare Vince Carter lanciato verso il canestro da parte di Jeff McInnes. Ecco, forse bisogna un attimo rivedere quelle convinzioni sulla Cleveland diversa in uscita dagli spogliatoi. Cosa ha fatto Gooden? Sì, due perse abbastanza visionarie da parte sua. Appunto, Carolina e Carolina, se però uno dei due è McInnes, avete visto il trattamento, palla veramente mozartiana, però la coordinazione, che è la stessa che abbiamo visto in precedenza nel passo all'incrocio di Nenad Krstić, è commendevole. Davvero commendevole, primo piano e tiri liberi per Vince Carter, che rispetto a LeBron James, lo abbiamo accennato prima dell'intervallo, ha un cammino scolastico e cestistico un po' diverso. Questo signore Kane Lunetta, Vince Carter, il 19 maggio del 2001, la mattina di una gara 7 di playoff dei suoi Toronto Raptors, era impegnato con una funzione della sua alma mater, della sua università di provenienza. Doveva buttare per aria il cappellone, il cappello quadrato come Gilberto, il nipote di Pippo, in occasione della laurea, cosa che si fa regolarmente in America. Alla laurea, con la vostra toga nera, buttate per aria il cappello. Ecco, però stavano giocando una partita piuttosto importante, contestualmente o quasi, Raptors. Alla sera poi, o al pomeriggio tardi, ha buttato per aria l'ultimo pallone di quella gara 7 che non è arrivato a segno, e quindi non c'è stata per i Raptors la possibilità di passare per la seconda volta consecutiva il turno. Rimane l'unica serie di playoff vinta da Vince Carter e vinta dai Toronto Raptors, quella precedente. Ecco, ovviamente stiamo parlando di un giocatore, di un atleta e di un uomo con un background anche familiare un po' diverso, figlio di un insegnante. Diversa invece la storia familiare del numero 23, che qui blizza anche se con limitata convinzione il pick and roll. Sì, totalmente diversa, se non altro perché Carter suonava la tuba nella banda della sua high school. Se un allenatore, Flavio, ti toglie dopo circa 45 secondi e due palle perse adesso nel terzo quarto NBA, vale la caratteristica di pino punitivo? Direi che è una definizione che può starci, mentre Jacques Vaughn si protegge molto bene, subisce il fallo di LeBron James, segna e Andrei Lunetta col tiro libero supplementare. Ecco il primo piano di LeBron James, che invece è stato avuto da Mamma Gloria a 16 anni, e adesso Mamma Gloria è diventata Nonna Gloria,
però ha 37 anni. Eh sì, quindi qualcuno sostiene che avremo due LeBron James quando lui ormai 38enne dominerà la classifica marcatore ogni epoca dell'NBA, e suo figlio sarà uno che non andrà mai ovviamente al college e giocherà nell'NBA. Fantascenari, però se uno li vuole fare, li fa. E intanto il trattore meraviglia, passo la palla a metà campo. No, francamente questa non è una cosa da poco, eh. No, non è da poco proprio per niente. Questo è un giocatore spettacolare che è stato fermato solo da dei problemi fisici, sì, non di infortuni, ma di una leggera pinguedine nel suo sviluppo. Altrimenti staremo parlando di uno che, invece che entrare nella storia dell'NBA per essere stato virtualmente scambiato per Novinsky, ci sarebbe entrato per altri motivi. Sì, l'attrazione di tipo Pantagruel al cibo purtroppo non l'ha aiutato. Varie volte vi abbiamo raccontato proprio di come la mamma cercasse di proprio nascondergli le cose in casa, ma lui con un olfatto degno di miglior caso lo andasse a trovare in credenza. E obiettivamente è un giocatore tecnicamente dotatissimo, caratterialmente non deve essere facilissimo, però il suo ruolo nell'NBA ci sta. Il re del castello, che come notate, qui vanno a vedere solo una parte, è migliorato in tutte le categorie statistiche dopo un primo anno sensazionale. E come dice il suo vice allenatore Brandon Malone, è assolutamente spaventoso pensare a dove sarà anche solo 3 anni da oggi, per non dire 4 o 5 o 6 anni da oggi, perché se continua a progredire, e si continua a progredire non fosse altro che per l'esperienza e le motivazioni che porti a casa partita dopo partita e stagione dopo stagione, allora è veramente un po' terrificante pensare alle LeBron James del futuro. Qui intanto con la sua difesa a zona, ma è a zona lui, gli altri 4 sarebbero a uomo, e ovviamente arriva o una schiacciata o un appoggio o un fallo di tipo terminale su Collins. Ripeto, una cosa è difendere poco, sì, e lo fanno quasi tutte le stelle della NBA, un'altra è non difendere in questa maniera. No, in più non credo che si possa giustificare questo freelance difensivo, nel senso che va dove vuole lui, e questo sbilancia abbastanza chiaramente la squadra. Sul giocatore obiettivamente non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che è stato detto in altri casi. Quello che secondo me però è interessante è notare che è gestito, a mio modo di vedere, benissimo dal suo agente Goodwin, che ha visto gli errori fatti da altri e sta cercando di indirizzarli in un modo un po' differente. Parli come Jason Kidd, altri puoi mettere nome e cognome? Sì, per esempio questo è un caso, ma l'accezione che si ha nell'NBA contemporanea, proprio quella di questi giorni, è che è finita l'era di Kobe Bryant, miglior giocatore nell'NBA, perché Kobe ha sbagliato in campo ma soprattutto fuori, ed è iniziata l'era LeBron, che è molto attenta a quello che succede sui due lati, diciamo così. Secondo me hanno battezzato Kobe un po' prestino. Anche secondo me l'hanno battezzato prestino, anche perché veste la maglia dei Lakers, e i Lakers tutto sommato prima o poi insegna la storia NBA, tornano a galla. Predica pallacanestro, predica. Il trattore, predica. Una voce nel deserto. Predica, passa, tira, palleggia, veramente. Un giocatore estremamente completo per la stazza, i piedi sono sempre stati straordinari e le mani pure. Se notate, quando va a rimbalzo non credo sia più di 2-3. Ma facciamo 2-1 e ci mettiamo d'accordo così. Certo, sul peso ovviamente si è variato in carriera e adesso ci siamo stabilizzati attorno a... Ma adesso siamo a 130, che vuol dire meglio del peso forma. Si è toccata anche quota 170, certo, durante alcune estati. Tenete presente che negli Stati Uniti da qualche anno, adesso c'è anche in Italia, gira una bellissima bilancia dove è indicato, oltre al peso, anche la percentuale di grasso corporeo. Quella che lui... No, io non mi peso su quella lì, datemene un'altra. No, su questa, no! Linea di fondo di LeBron James, passaggio fantascientifico per il Gauskas, ma si chiude la difesa dei Nets, perfezione il recupero della palla, Vaughn per Kidd in transizione, a bersaglio dalla media, ancora più 20 per New Jersey e ancora piattissimi i Cleveland Cavs, senza alcun segno di reale reazione. McInnis per Nubil, che ribalta per LeBron James, James salta e poi torna giù con la palla, altra gran chiusura da parte di Jason Collins, altro pessimo attacco dei Cleveland Cavs. Quando le cose vanno bene, questo sembra un attacco in cui tutto è semplificato e tutto viene facilmente. Quando vanno male, sembra un attacco totalmente destrutturato. Intanto il trattore ruba, scatena in campo aperto LeBron James, che non vuole passare la palla, riesce a resistere a questo contatto di Carter e porta a casa il potenziale gioco da 3 punti. Terzo di Carter, che si manifesta in maniera curiosa. Carter ha tutto per fare il fallo molto prima,
A questo punto, se lo vuole fare, invece accetta il corpo a corpo e il verbo spazzar via ritrova un'ennesima incarnazione. Tra l'altro in questo caso il fischio è contro di lui e mi sembra un po' ingeneroso, però se devi far fallo, fallo prima. Assolutamente. E la cattiveria nello sguardo di LeBron James è tutta lì da vedere. Sbaglia il tiro libero supplementare, sarebbe stato molto più adatto alla situazione tecnica un passaggio in quel 3 contro 1, però James ha tenuto la palla conscio di poter spazzare via Kerstic, Carter, chiunque si metta sulla sua strada quando ha lanciato in penetrazione. Kerstic molto bene, poi cerca Collins con una palla difficile che il gemellino non si aspetta, palla persa. Il problema secondo me, Flavio, è l'incidenza di LeBron sulla sua squadra. Questa è nettamente la peggior partita che gli stiamo vedendo giocare da quando è entrato nell'NBA e il risultato non è casualmente meno 18, non possono permetterselo non al meglio, che è l'80-90% delle sere. Il trattore che prima aveva fatto lui l'anticipo su quella palla nella Kerstic ha diritto a un tiro dai 5 metri che sarebbe in faretra, ma non gli entra. Ultimo tocco da parte di Vince Carter, possesso per i Cleveland Cavs, proteste da parte di Vince Carter, andiamo a rivedere serie di tocchi. A me sembra che l'ultimo possa essere di Carter sul corpo di Carter dopo la deviazione di Ilgauskas e anche l'interpretazione di Brian Reichelt, l'arbitro che assegna la palla a Cleveland dentro James per Ilgauskas. Ilgauskas contro Kerstic, ancora difesa tecnica e competentissima da parte del serbo, protesta di Ilgauskas che è in zona fallo tecnico e che secondo me ha anche torto marcio. Sì, decisamente, buonissima posizione della difesa. Il passi ci sta tutto, semmai è entrato lui nel cilindro, vorrei segnalare però come aveva dato la palla dentro il 23. Discretamente. No, proprio è evidente che è un passatore visionario, anche questa è una bella palla, l'ha data Kerstic. Lui vede veramente tanto attorno a quello che gli succede e non puoi insegnarglielo questo, ce l'ha e basta. Kerstic sale verso la palla, la mette per terra, attacca ancora una volta, il suo stile di penetrazione è particolare e gli arbitri tendono a stare dalla palla di Kerstic, dalla parte di Kerstic, perché vedono proprio un modo di interpretare la partita fatto di applicazione e onestamente chi si applica, almeno finora in questa partita, tende a dividersi dagli altri. Sicuramente, partenza ancora una volta molto ben coordinata, a mio modo di vedere molto lenta, l'aiuto su di lui è pressoché scontato, solo che il trattore ci ha messo quella la quantità di mostarda non gradita, però il fallo l'avevano già fischiato la gita di una di Kauskas e poi c'è anche il tecnico. Beh, bene per i Cavs, ma non benissimo per la verità. Andiamo a rivedere, sale Kerstic, rischia l'infrazione di passi e la necessità questa volta di fare vedere un movimento del genere, lo schiaffone rimane nell'immaginazione del trattore. Chissà che cosa gli passa per la testa. Soslavo non gli garba perché già un paio di volte gli ha fatto saltare il moscone al naso. Esatto, gioca troppo lento e troppo bene per il suo esatto, corso. Proprio non c'è feeling. 12 punti, un solo rimbalzo, ma 5-9 dal campo per Nenad Kerstic, secondo tiro libero per il prodotto del Partizan, morbido avversario, attenta addirittura un altro ventello in questa partita Nenad Kerstic e Eldon Campbell, temo rimanga a quel minuto 8 secondi di memorabile finale del primo tempo per questa partita, a meno di garbage time che al momento è tutt'altro che da escludere. Lotta per questo rimbalzo di Carter, controlla il pallone, apre per Jason Kidd. Jason Kidd che abbiamo detto sembra avesse espresso il desiderio di andare a giocare a Minnesota con la maglia dei Timberwolves per aiutare Kevin Garnett, non se ne è fatto niente, ma non è detto che l'argomento non debba tornare d'attualità durante l'estate. Stavolta Kerstic viene aggredito ed è predato del pallone che rimane però a New Jersey. Ecco, Jason Kidd ai T-Wolves di questi chiari di luna sarebbe stata una frustata, una schioppettata che poteva cambiare molte cose ad ovest. Anche perché per i primi 6 mesi, lo ripetiamo, è decisamente il giocatore che sposta di più in questa lega. Tiro cortissimo questa volta, recuperato il pallone da parte di Cleveland, blocco memorabile del trattore, poi la finta e poi pesca il backdoor di James che segna col fallo in rovesciata. 3 giocate consecutive di tecnica inimitabile di Tractor Trailer. Blocco perfetto sulla palla, poi la finta e poi il passaggio. Qui vediamo solo la gran giocata di James sulla linea di fondo, ma questa volta l'eroe si chiama trattore. Sì, decisamente si chiama trattore, però oltre alla componente tecnica, alla componente fisica. Jack Vaughn si deve essere accorto del blocco che gli ha portato il trattore e il contatto preso da LeBron in aria e come lui sia riuscito a mantenere equilibrio, vi dicono a che livello fisico si giochi in questa lega, anche se è un matinè.
meno 17 con il tiro libero supplementare, questa volta convertito da LeBron James, che comincia a farsi sentire in questa partita e su questa partita. Ancora il duello tra Kirstic e Taylor, poi Harris per Vince Carter che schiaccia per terra per Kirstic, tantissime ricezioni per il serbo, Von di tocco per Kidd piazzato dall'angolo cortissimo, la palla finisce nelle mani di McInnis, transizione per i Cleveland Cavs, arriva anche Sagan Job, vuole portare McInnis, ha ragione lui, Cleveland finalmente segni di vita. E Sagan il trattore nella stessa area potrebbe essere una trovata divertente dal punto di vista, diciamo così, dell'impatto sulla partita. In generale i Cleveland Cavs sembrano avere una chance di rientrare in partita nei prossimi due minuti. Chi sta marcando James in questo momento? Il problema qual è? Che James è in totale freelance e il duo dentro, come notate dall'atteggiamento di De Sagana, ogni volta che la palla va in post, De Sagana scende sotto la linea della palla staccandosi, fanno delle robe sorprendentissime, cioè è un po' difficile lo scouting report difensivo sui Cavs. Cavs che fino a ieri, l'altro ieri, avevano sito web che sembrava il sito della Slobovia, improvvisamente è diventato il quinto più visitato, deve essere arrivato qualcuno. Sì, deve essere arrivato quel qualcuno che lo scorso anno ha fatto alzare del 300%, sì, 300%, gli ascolti televisivi locali dei Cavs, quest'anno ancora un più 20%, e intanto com'è che hanno sostituito la palla con un mandarino? No, allora, la routine che normalmente si fa in linea di tiro libero è palleggio, la faccio girare, la sento. Ci sono mandarino. Altre interpretazioni. Mandarino e poi il tiro senza palleggio. Bang bang, peraltro col mandarino. Il trattore è così, prendere o lasciare. È quello che stava pensando Silas, gli hai letto nel pensiero. Ultimi sei minuti del terzo quarto, palleggio di Jason Kidd, lotta per la posizione con Carter e il suo marcatore Harris. Come vedete, diciamo, l'impegno di Harris non è proprio doppiato da quello di LeBron James. E va bene freelancing, però non si può fare freelancing stando fermi e poi prendendo la palla se per caso va nella tua zona. Cleveland comunque raccoglie il pallone, James poi come vedete si riprende quando si tratta di andare dall'altra parte, riapre per McInnis che mette dall'angolo la tripla. Certa lucidità a trovare il tiratore, timeout obbligatorio per coach Frank. Sono in una sorta di box and one che però l'NBA è un po' complicato da fare. Il trattore è stato chiaramente in aria più dei 3 secondi difensivi che gli sarebbero concessi e De Sagan non riesce ad accoppiarlo. Guardate che cosa fa, De Sagan è a zona totalmente. La partenza è una box and one, effettivamente adesso si muove LeBron James e quindi sembra effettivamente una difesa mista che i Nets stanno attaccando in maniera abbastanza folcloristica. Poi Carter ruba la palla del traffico, gran stoppata di Jop e poi il trattore del traffico e anche il pugnazzo sulla faccia di Carter. Beh, il duo Jop-Taylor sta dando una certa fisicità in vernice. Volano come in un quadro di Magritte, uomini, maglia bianca. E stavolta Taylor deve aver anche esagerato, porta a casa anche un fallo tecnico, ma mi sembra di capire in precedenza il fallo del 15, ovvero sia di Carter. Ecco, fallo di Carter e poi per il pugnazzo arriva il tecnico. L'ha mandata a 3 metri, no, e ovviamente tecnico è per questo pugno del tutto non consigliato. Peraltro il fallo era subito da lui. E effettivamente la palla poi sarà per i Cleveland Cavs, che con questa box and one, con la presenza di Jop e Taylor assieme e con un minimo di voglia, hanno rimesso la partita sui binari almeno di una partita. Sì, e questo probabilmente sveglierà un minimo LeBron, che gioca 5 minuti di pallacanestro magari su due lati. Certamente l'atteggiamento del trattore, che torna a mostrarci una delle più curiose routine di tutti i tempi, ha cambiato la gara. Ripeto, Taylor è così, prendere o lasciare, guardate cosa succede sotto quel canestro, poi il trattore si è anche un po' addormentato e Carter, sempre in versione non torontiana, è andato a prendere una bella palla. Infuriata perché il suo nemico slavo da terra gli ha tocchicciato la palla, forse il pugno è derivato da questo. 73-62 vantaggio net, ma Cleveland è decisamente in rimonta nel punteggio e nella sostanza. Vediamo adesso qual è la scelta difensiva dei Cleveland Cavs, e la scelta è sempre quella, LeBron James non marca nessuno. Ripeto, a me sembra inaccettabile a questo livello, però sapranno ben loro cosa fanno. Beh, così mi sembra eccessivo, sinceramente. Non sta tanto bene, ha avuto l'influenza, non lo so, però ha lasciato passare Bond completamente, l'aiuto di Jop era ovviamente lento e ne è venuto fuori un tiro un po' troppo semplice calcolando il momento della partita. E però viene troppo facile dire che poi di qua sta bene, anzi scoppia di salute, sì, per la verità. E non c'è nessuna possibilità di contenerlo quando va dentro quel corpo così. Ma Kirstic è altino, sì, cioè, non ragazzi, grossissimo, non sarà grossissimo, ma è altino.
e tutto sommato sarebbe un lungo. Questa è un esterno puro che ogni volta che va dentro gioca di fisico contro tutti i lunghi, non è che cerca un tiro, gioca di fisico per andargli addosso, sì, sì. Come dire, se venite sono tre punti, se non venite sono due, scegliete voi. Scegliete voi, esattamente così. Avete notato che con tutte le volte che ha preso mi scartano è andato in panchina, che dietro la panchina c'è un amico del basket italiano da Latri, che probabilmente sta pensando, se lo dessero a me lo metto a posto, lo metto a posto io, veramente. Intanto LeBron segna i due liberi e sostanzialmente Cleveland occhieggia la doppia cifra di scarto. 11 in questo momento da recuperare per i Cavs, ultimi 4 e mezzo del terzo quarto, blocco da parte di Chris Robinson, uscita per Jason Kidd, bella partenza incrociata dello zio Cliff che poi riapre per Kidd, schiacciata per terra la palla per Vaughn, ancora fuori per Robinson che attacca Tractor Trailer, poi sull'aiuto di Jop segna un canestro da manuale. L'uomo chiave dell'est, come dice Doc Rivers, ovviamente occhieggiano alla singola cifra di scarto anche qua. Con una forza fisica nella parte alta del corpo, LeBron, pur sapendo che c'era la possibilità di andarci su quella linea di passaggio, fa partire una fucilata sorprendente. Gioca col periscopio a 2,04 m, manda la palla facilmente sull'altro lato del campo senza apparente sforzo e vedrete che Jerry Welch, se si fa trovare pronto, va in doppia cifra sbadigliando. Sì, sì, senza neppure accorgersene. Nets molto intensi, come dimostra anche il colloquio tra Lawrence Frank e gli arbitri. Nets che sono a un momento chiave della loro stagione. Dopo questa, le prossime partite a Philadelphia, Miami e Orlando in casa, poi a casa di San Antonio, poi Hornets, Heat e Magic ancora in trasferta. Queste 8 partite diranno molto della stagione di New Jersey. Sul tuo personalissimo cartellino, coach Frank, diciamo, quando ormai si può dare un giudizio? Secondo me tutt'altro che male. Tutt'altro che male, decisamente uno studente del gioco. Quello che dicevano di lui i New Jersey Nets ha avuto chiaramente un riscontro al di fuori del primo anno, dove c'erano anche componenti psicologiche. Non deve essere simpaticissimo, un grande sportivo. Così è, non mi dimenticherò mai nella serie contro Larry Brown in cui Larry Brown chiamava il gioco e lui correva a dire pugno, cioè partenza box, poi croce in basso, tipo le so tutte. Le so tutte. Tutte, ogni volta che Brown chiamava hanno detto di fare così. E Brown lo guardava come dire, bamboccio rossiccio. Poi bravo. Allora Brown cosa fa? Cambia i nomi dei giochi durante la serie, un duello nel duello. Pazzesca giocata di LeBron James dopo la stoppata di Jop, e Jop è un fattore in questo parziale. Beh, l'avevo ben detto io, esatto. Ci ha messo un po', però oltre a occhieggiare alla cosiddetta singola cifra di scarto, adesso sono obiettivamente a meno 6. Allora, dove l'hai visto sto Jop, diciamo, in era quasi puberale? Torneo liceale a Myrtle Beach, South Carolina, nell'epoca in cui, diciamo, la famiglia D'Antoni, almeno nella parte Mike, non si dedicava troppo alle panchine NBA, ma aveva qualche minuto da spendere. Torneo liceale dominato da Jop, a me sembrava Shaq, onestamente, invece, al di là della stoppata precedente, Shaq esattamente non è. E anche perché aveva questo corpo giocando contro gente meglio, più grosso, più molto grosso. Più grosso. E quindi, obiettivamente, dominare non era un gran problema. E adesso dominare invece è un problema. Però se ne facciamo una questione di occupare dello spazio e di fare delle stoppate, come ha scoperto anche Cliff Robinson, il ragazzo c'è ancora. Decisamente, quindi credo che siano 4 i giocatori di O'Kill o ex O'Kill sul terreno di gioco, uno in lunetta in questo momento e sono 2 liberi. Mercer, altro giocatore di giro dell'NBA, non riesce a trovare una collocazione decente. 7-9, 7-1, vantaggio Nets, andiamo verso un quarto periodo interessante, soprattutto alla luce del terzo di LeBron James. Palla schiacciata per terra di Jop per Trailer, James vorrebbe la palla ma il trattore gliela nega 2 volte perché vuole attaccare lui in prima persona Jabari Smith, poi cerca con un effetto cuneo il tiro che non riesce a trovare e il trattore è l'unico che resiste al carisma di James, vuole non gliela passa. Sì, 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 alle sue iniziative che sono pretese da quello che rende in difesa, Jabari Smith qui ha tenuto bene comunque. Blocco di Trailer che come vedete tende a liberare l'esterno, in questo caso è James che ha un movimento che solo lui può anche solo immaginare, non dico eseguire. McKinney sbaglia, la palla gli torna in mano, ne prende un altro di tiro, la palla gli torna in mano, ne prende un altro di tiro, 3 palline, 100 lire, risultato punti 2. Fa solo lui quell'arresto a 2 tempi a centro area. Effettivamente è un giocatore che si vede chiaramente deve trovare una maniera di tirare nel traffico, di tirare dalla media e corta distanza, l'ha trovata con questo arresto, ancora il duo di stoppatori fisici
in evidenza, questa volta hanno troppa voglia di stoppare Jabari Smith e Lonetto. Sì, il duo sesso e carnazza lì in mezzo fa la differenza fisica. Tre tiri per McInnis, mai tiratosi indietro quando si tratta di tirare, specialmente da quella distanza che è abbastanza rara nell'NBA. E comunque Cleveland dimostra con questo terzo quarto che quello che ci hanno messo i Nets nel primo tempo e nell'inizio di terzo quarto era tanto, ma quello che ci hanno messo loro in negativo era di più. Sì, beh, effettivamente la loro interpretazione del matinee è stata discutibile, però ormai credo che i nostri ascoltatori abbiano imparato a comprendere uso del matinee, istruzioni per l'uso del matinee. Usi e costumi del matinee, questa è una partita che è iniziata alla una ora locale, quando in molti a New York cominciano forse a spalancare gli occhi. In linea di fondo per LeBron James, che questa volta trova finalmente un traffico sufficiente perlomeno per fargli sbagliare un tiro. La palla rimane ai Cleveland Cavs. Qui guardate come riesca comunque a crearsi uno spazio dove spazio non dovrebbe mai essere. Sì, anche perché è vero che l'hanno mandato un po' sul fondo, però poi lui, come notate, prende fisicamente il sopravvento. Qua ne esagera, anche perché Kidd lo ha mandato sapientemente sul lato sinistro. È molto nervoso LeBron James, che però fa notare poco le sue emozioni. Bellissima difesa tecnica di Kidd, fischi ineccepibili. E Kidd veramente, quando è ispirato, quando trova la motivazione giusta per giocare, rimane un artista assoluto di questo gioco, oltretutto un artista istintivo, proprio un qualcosa che entusiasma letteralmente. Blocco di contenimento di Robinson dal palleggio Mercer, che invece è meno artista di questo gioco, va a deragliare, la palla è oltre la linea di fondo ed è dei Cavs. E ha incontrato ancora Mount Taylor e maglie ne è incolto. LeBron era chiaramente a zona anche in questo momento e gli prudono le mani perché vuole recuperare la palla rubandola, che è l'unica cosa che sembra interessargli difensivamente. Il palleggio per McInnis, ecco il taglio per LeBron James, che vuole ancora giocare uno contro uno con Jason Kidd, rischia di spezzare il raddoppio, per riapre per McInnis, che ha una visione condivisa dal trattore, che sbaglia, segue il suo errore, ha ancora la forza per un secondo alto salto e addirittura per una schiacciata, meno 6 Cavs. E si crea un vortice d'aria come le palle dell'elicottero, con lui a centro area, sta dominando. Ridendo e scherzando sta dominando, onestamente guardate questo aiuto su cui sbatte niente poco di meno che Jason Kidd, poi la palla gli torna in mano, tira Robinson, sbaglia, a rimbalzo ancora con l'aiuto del trattore, gli esterni a fare buona guardia. Cleveland in questo momento padrona del campo e il trattore è un buon 50% del motivo. Sta un po' ansimando adesso, infatti ha fatto un segno alla panchina per vedere come gestire. Però per fortuna sua manca 30 secondi. Ricezione, schiena canestro per LeBron James, che viene raddoppiato, va verso il fondo, forse in pressione di passi non segnalata dagli arbitri, tiro sbagliato, rimbalzo lungo per Jason Kidd, molto molto nervoso, insolitamente nervoso James. Sì, decisamente, qua forzato, però lo prendeva Vonn e poteva starci quel movimento. Qua lo zio va a urtare e il fischio va per lui. Onestamente sembrava posizione da parte di Job, che era sicuramente fuori dal semicerchio. Gli arbitri hanno visto invece una posizione non legale da parte di Sagan a Job. Andiamo a rivedere. Secondo me questo in una ventina di campi NBA è sfondamento. Sì, e non era lo zio, bensì era Smith, che viene coinvolto molto nell'attacco. E d'altra parte, se c'è un giocatore di equal opportunity, di pari opportunità, è Kidd, che non ha problemi. Se uno si muove gliela dà. Effettivamente in questo LeBron James è kittiano, perché ha proprio la capacità di trovare tiri facili per tutti e non è un costo dal suo punto di vista rinunciare a un tiro per un passaggio, anzi è quasi un gusto. Sì, 31 minuti in campo fino adesso Kidd, e si notano, direi. E si sentono. A proposito di minuti, Kidd e il suo agente, appena tornati con il congruo ritardo dal Messico, hanno detto a Lawrence Frank: io 45 non posso giocarli, 48 ancora meno, devo stare sotto i 40 perché ormai ho una certa età. Anche questa è una mossa letta da molti come un tentativo di mettere una certa pressione sulla dirigenza per farsi cedere. Il ricevitore dell'ultima palla è Job, che fa tante belle cose, ma non prendere l'ultimo tiro con efficacia. Dopo tre quarti di gioco comunque c'è una partita a East Rutherford. 8-3-7-5, vantaggio Nets. Look out for him. Set, work it, nasty.
attentati dello scorso anno a Madrid. 11 marzo, attacco a Madrid. Il 7 marzo su History Channel. Acqua Fresh Extreme Clean. La schiuma microattiva aiuta a combattere le fonti dell'alito cattivo anche dalla lingua. Per una sensazione di freschezza e pulizia che sentirai la differenza. Estrema sensazione di pulizia con Acqua Fresh Extreme Clean. Per denti e lingua. Tutti i campi collegati. Buon pomeriggio anche da San Siro. Del Neri si presenta. Ogni minuto un'emozione. Clamorosa occasione. Annullato il gol di Riga. Tutti i gol in tempo reale. Recoba! Recoba! 3-2 Inter! Con diretta gol sul canale 205, le giornate di Serie A e i turni di Champions League sono sempre più spettacolari. Diretta gol. 90 minuti di passione. Una grande esclusiva di Sky Sport. Decisivo periodo a East Rutherford, New Jersey, Nets, Cavs, 29-25 il partiale del terzo, finalmente si è cominciato a giocare a pallacanestro, si è vista anche pallacanestro fisica, Nets comunque sul più 8 e con un Jason Kidd che dopo il riposo a cavallo tra terzo e quarto quarto tornerà con la possibilità di firmare una partita che finora ha comandato al di là delle statistiche personali. Adesso il testimone per questo inizio di quarto passa nelle mani di Vince Carter che scambia con Travis Best, marcato fisicamente da Lucius Harris, lo attacca, palleggia, il resto tiro non sbaglia, il rimbalzo di Ilgauskas. Scelta di Silas, Guden e Ilgauskas al posto del duo nero di Gombro. Guden che ha giocato una quarantina di secondi nel terzo quarto, leggerissimamente punito per un inizio di quarto che negli Stati Uniti verrebbe definito lackadaisical, ovvero sia piuttosto distratto. LeBron James non è distratto, però dopo aver dato l'impressione di poter accelerare ha chiuso con molto nervosismo il terzo quarto, qui cerca di andare a rimbalzo, trova il corpo dell'avversario, non la palla. Questo sì che è un gesto di nervosismo che si materializza, è proprio ai limiti della nevrastenia stasera, perché sente che potrebbe far meglio per la sua squadra, perché questa è una partita giocabile. Palleggio di Travis Best, il blocco di Kirstic, poi lo scarico per Collins che ha qualche metro di spazio per un tiro che manda però sul primo ferro, rimbalzo per il Gauskas e apertura per LeBron James, ultimi 11 minuti della partita in arrivo, Guden che non blocca, taglia immediatamente il Gauskas con la palla che schizza nelle mani di Lucius Harris, non è un brutto tiro per l'ex di serata, anzi di mattinè, lo sbaglia e la palla finisce nelle mani di Vince Carter, altro piccherone in transizione, le mani di James, eccolo qui l'effetto piombra comunque di questo non difensore che poi cambia idea quattro volte, arriva il fischio arbitrale, fallo subito da parte del figlio di Gloria. E Carter che lo stava marcando con quattro falli, mi sa che qua ha commesso l'errore di spenderne un quinto che poteva evitarsi. Questa è una palla che LeBron James doveva passare, però una volta che non la passa, probabilmente spendere il fallo lì non è stata una grande idea, credo sia il suo quinto. E non è una grande idea neppure avere una faccia che sembra sempre volgere o verso il sorriso o verso il mezzo pianto come nell'ultimo caso, e qui non riesce a fermarlo neanche l'incredibile Hulk, sì. James lanciato, o ti metti sulla linea di penetrazione, esatto, perché pensi di prendere lo sfondamento, ma pensare di stopparlo è pura illusione. Esatto, era proprio effettivamente il quinto, era proprio una classica situazione dove devi rischiare, mettere il corpo e vedere se sei fuori ovviamente dalla linea tratteggiata di prendere un fischio a favore. O se sei la stella della squadra che ha più 8, ti levi, lo lasci segnare, perfetto, e gestisci i tuoi 4 falli. Tutto molto giusto, ma tutto non applicato. Quinto banale, calcolando che poi è arrivato nei primi 2 minuti del quarto quarto e adesso viene a trovare una buona fonte offensiva per i Nets nel finale di partita. Non sarà facile, 6 da gestire per i padroni di casa che devono precipitosamente rimettere in campo Jason Kidd alla faccia della riduzione dei minuti chiesta tramite anche il suo agente Schwartz, forzato da parte di Mercer che sta giocando una partita onestamente poco commentabile, recupero di Cleveland. E chiaramente hanno detto Ron vai tu. Sì, però è andato. È andato, infatti un po' di tensione sulla panchina dei Nets. Frank è uno di quelli che prevede tutto,
però obiettivamente il fallo di Carter non l'aveva probabilmente messo in preventivo. Piccarro laterale con James, ancora le tensioni della difesa, ancora la rotazione della palla, il piazzato dall'angolo di uno che questi canestri li conosce benino, Lucius Harris a bersaglio, e adesso sì signori abbiamo una partita. Sweet Lou, che deve essere l'unico californiano che tiene Boston Celtics, errore di Gooden, battuto nella posizione da Krstić a rimbalzo. La Gooden non sta facendo niente per non rimeritarsi un bel filo punitivo. E effettivamente se continua così credo che i minuti decisivi li giocherà Tractor Trailer. Peccato non vedere con la maglia di Cleveland il nuovo arrivo Jerry Welsh, che secondo me in questo sistema può dare qualcosa. Abbastanza curioso il fatto che i Boston Celtics lo abbiano ceduto ai Cleveland Cavs in cambio di una scelta del 2007, quando presumibilmente con questi chiari di luna e soprattutto con questi LeBron James i Cleveland Cavs non avranno una grande prima scelta, dopo aver rifiutato in estate per lo stesso giocatore la scelta che i Cleveland Cavs offrivano, che era la numero 10. Misteri della NBA, mentre il Gauskas al terzo tentativo porta a meno 2 Cleveland. E in effetti il prodotto più rifinito di tutti questi tipi di giocatore sarebbe Red, che alla fine li assomma tutti quanti, però in questo sistema per prendere Red bisogna che ne diano via almeno un altro o due, perché sennò obiettivamente ne hanno 6 o 7 con le stesse caratteristiche. Il Gauskas ha ricevuto ancora una volta da James la palla dentro e ho l'impressione che si tornerà a giocare su quel binario offensivo. Gooden tocca, non riesce a controllare, per il buon lavoro a rimbalzo di Jason Collins, il quinto fallo di Vince Carter. Essendo Vince Carter un signore che si chiama Vince Carter e ha tutto quel pregresso di cui abbiamo parlato anche in questa telecronaca, getta proprio un'ombra emotiva, psicologica sulla partita dei Nets. Chiaramente, tra l'altro i Nets hanno iniziato, come si dice in gergo, sloppy, cioè un po' pigramente, con 0 su 7 dal campo, il quarto quarto. Viene mandato sul fondo la palla che nelle mani di Travis Best, linea di fondo per Mercer, Mercer con il perno nella zona del Gauskas, altro fischio, altro giro, altro regalo agli altri, e adesso palla addirittura del sorpasso con una giocata da 3 punti nelle mani dei Cavs. Vi abbiamo detto che quasi tutte le squadre NBA chiamano con un colore una situazione tecnica in cui vogliono mandare la palla o in alto o sul lato o in fondo. Nel caso dei Cleveland Cavs non è un colore ma è ice, questa situazione in cui mandano la palla sul fondo e che chiamano normalmente dalla loro panchina. Nel secondo tempo 20% dal campo per New Jersey, è cambiata la difesa, è cambiato l'attacco, soprattutto la prima, arriva il tiro dalla distanza, Lucius Harris ha scaldato la mano, si gioca un mega supplementare a East Rutherford di 8 minuti e mezzo. C'è da dire che LeBron su questo lato sinistro del campo genera 3 giocatori sul suo quarto, quindi lo skip pass, che è il passaggio per ribaltare il lato, gli viene un po' facile, gli tiri a piedi per terra, ne sta arrivando uno a possesso. E intanto c'è però ancora la box and one, che spesso è box and one al contrario, nel senso che uno a zona lui e gli altri 4 a uomo. Ribadisco, è vero che è una partita di stagione regolare, è vero che non sta bene, è vero che deve gestirsi in una stagione di 82 partite, è anche vero che però questa difesa non può che generare azioni del genere. Tra Collins e Krstić hanno fatto 20 punti in due e battuto 10 tiri liberi solo per questo motivo. E per questo a mio modo di vedere non sono affidabilissimi ai playoffs dopo aver doppiato il primo turno, eventualmente avendo il fattore casa. I Cleveland Cavs, dici? Sì. Peraltro si può sempre immaginare, quinto di Gauskas, che l'idea strategica e soprattutto l'approccio mentale e fisico alla difesa di James possa cambiare, sì, salendo l'importanza. Deve cambiare. Fan. Attenzione che abbiamo parlato del doomsday scenario la settimana scorsa, scenario, doomsday, giustamente Flavio vi ha fatto notare, giorno del giudizio, che è una traduzione letterale, secondo me non rende esattamente l'idea, però ci sta perfettamente essendo quella letterale. Scenario maledetto, esatto, perché poi c'è il chi me lo fa fa scenario anche. Intanto Carter è rientrato. Quando ci avete domandato, perché qualcuno si è avventurato, ma la eventuale sesta giocando contro la terza, avendo un record migliore, poi deve anche concedere il fattore campo? No. Quindi formalmente potremmo avere una terza contro sesta, che però sarebbe una sesta contro terza. E allora scusate, se voi siete sesti come diciamo gli Orlando Magic, volete vincere più partite per arrivare quinti e trovare i Cleveland Cavs col fattore campo, o ve ne state con i fieri sesti e cercate di incontrare la terza avendo voi il fattore campo? Stern dice monitoro tutto. Sì, però non è che così facile, specie con Orlando, squadra ideale per perdere a sorpresa una partita ai 120.
Scarico per LeBron James, la finta, mette palla per terra, attacca Carter, ci mette una mano splendidamente Travis Best, che poi subisce il fallo da parte di McKinnis. Protesta di McKinnis pericolosa, perché quando così plateale sempre a rischio di fallo tecnico. Cleveland si è un attimo rilassata dopo aver chiuso la rimonta con il pareggio, ha perso un paio di palloni, Vince Carter ha messo un canestro e Best ha fatto questa cosina. L'idea di Frank di rimettere subito Carter secondo me è stata fondamentale. Effettivamente non lo ha fatto raffreddare in panchina e ha dato alla squadra quel lift, quell'aiuto anche proprio psicologico, e soprattutto conta sul miglior Carter possibile, sì. Quello che ha qualcosa da farsi perdonare. Esatto, perché lì sì che c'era un bel doomsday scenario offensivo senza Carter, per forza l'ha dovuto mettere in campo. Qua riesce a dare una bella palla dentro a Kristic e il trattore vuole un fischio, ma mi sa che è andato nell'altro senso. È andato nell'altro senso, fallo del trattore, continua il suo duello epocale ormai con Nenad Kristic, sorriso di scherno da parte di Traylor, però questa è da sempre una eccellente cosa nel repertorio di Nenad Kristic, taglio dal lato debole, arrivando verso la palla con piedi veloci, con mani a posto, con angoli ideali. Però capisco l'amarezza di Traylor, che ha messo le mani sulla palla, gliela stava letteralmente sgonfiando ed è arrivato un fischio su cui si potrebbe discutere, anche se poi Kristic sta muovendo proprio come sul manuale, quindi in questi casi viene tutelato. Kristic però sta tirando male i liberi in questo momento e la scelta di attaccarlo fisicamente potrebbe pagare. Il compianto Drazen Petrovic, a proposito di New Jersey Nets, potrebbe, se tornasse, noi saremmo davvero contenti, scrivere un trattato su come sono cambiate le cose rispetto a quando lui era praticamente l'unico europeo di spicco nella NBA, e un fischio che fosse uno non glielo facevano, nonostante viaggiasse a 22 punti ammodati di media in questa lega. Palla dentro di McKinnis per il Gauskas, che si coordina splendidamente senza saltare il trattore del traffico, vuole deviare, ovviamente operazione impossibile. Kidd già dall'altra parte, 4 possesse di palla per i Nets, taglio di Collins, taglio di Kirsich, ricezione di Best che di tocco mette in ritmo Kidd, salta sulla finta, anzi vola via LeBron James, poi si lotta a rimbalzo e la palla rimane New Jersey. Direi che Nedar Kristic, comunque dal suo maestro Vlade Divac, ha preso l'arte del teatro nazionale di Belgrado con un flop memorabile nell'azione precedente. Kristic, che come detto viene da una partita da 25 punti, non farà magari 25 punti in questa gara, però rispetto a quel 25 contro Charlotte questo è un ulteriore esame superato, e non a caso direi Lawrence Frank gli sta dando tanti tanti minuti, soprattutto tanti minuti importanti. Sì, ci stanno, direi che in questo contesto ci stanno tantissimo. Kidd sta viaggiando verso la tripla doppia, però bisognerebbe che facesse qualche punto perché ha quota 5. Ma è notoriamente non interessato al numero di punti segnati, eccolo qui lavorare dal palleggio, corre sulla linea di fondo su una situazione di single double, ovvero sia da una parte un blocco singolo, dall'altra un doppio. Travis Best esce dalla parte del doppio, tira e sbaglia, poi ci si tuffa, alla fine la palla è per Cleveland, vediamo se c'è stato un timeout chiamato in tempo utile, assolutamente no. Jump ball, palla 2, dice Blaine Wright. Tra i compagni di squadra, ex compagni di squadra, Carter e McKinnis. Cavs non riescono a controllare una marea di palle vaganti sui tiri sbagliati dei Nets, che stanno tirando veramente male nel quarto quarto. E Carter continua in questa serie di tuffi, giocate di intensità, a volte anche di eccessiva intensità, e qualche fallo speso in maniera rivedibile lo testimonia, che ovviamente non aiuta a migliorare l'umore di quelli dell'Ontario. No, i Nets però lo devono proteggere difensivamente negli ultimi minuti della partita, 6-20, quindi tanto da giocare su quando verrà attaccato anche in isolamento. Palleggio proprio per Jason Kidd, ancora la stessa situazione precedente, ancora l'uscita dal doppio blocco, poi Kristic va a bloccare per Carter, c'è sempre il curioso caso LeBron James che è finito nella zona di Kristic, lo taglia fuori, tiro perimetrale di New Jersey. Io se fossi nei Nets andrei un po' più dentrino contro, sì, questa decisamente difesa. Decisamente più dentrino, lui è proprio sempre a zona, il trattore si sente autorizzato da LeBron che lo carica addirittura, è solo rete dai 5 metri. Meraviglioso secondo tempo di Tractor Traylor, 1 su 13 in questo quarto per New Jersey e 40% per gli avversari. Per la verità le difese hanno sorpreso gli attacchi, anche perché si sono finalmente messe in movimento. Adesso è una zona di massa quella dei Cleveland Cavs, anche se la posizione di James è sempre un'anomalia assoluta. Si arrabbia Paul Silas, gran canestro di Carter,
però vorrei sapere per cosa si arrabbia Silas, sta difendendo così dall'inizio della partita. Carter ha fatto semplicemente un gran canestro, rischia di buttare via la palla, James lo cava di impaccio, McInnes con la ricezione, poi ancora la palla nelle mani di James, vediamo se attacca dal palleggio Travis Best, blocco di Gauskas, non chiude il palleggio James che deraglia però e concede un 2 contro 0, chiuso facilmente in estensione da Jason Kidd. Veramente una partita di grandi difficoltà per LBJ. Sì, direi veramente la peggiore che gli abbiamo visto giocare. Per proteggere Carter, i Nets sono abbastanza continuativamente a zona per poi poter avere tiri del genere in attacco, e LeBron la sta forzando la sua versione dell'attacco alla zona, palleggiandoci troppo dentro, aveva già rischiato in una circostanza, e con le mani di Kidd e di Vaughn o di Best devi stare attento. E tutto sommato comunque a onore di Lawrence Frank e del suo staff tecnico, i New Jersey Nets non si sono sciolti come neve al sole nel momento in cui sono stati raggiunti. Danno l'idea di essere una squadra che gioca. Non scordiamoci che lo scorso anno, in quella serie in cui Frank rubava i segnali al suo avversario, hanno avuto una concretissima possibilità di eliminare i poi divenuti campioni del mondo. Ecco, questa è una concreta possibilità di diventare campione del mondo prima o poi. Sì, direi che ce l'ha. Guardate dov'è attualmente in difesa. Ecco, soprattutto seguitelo e cercate di capire, magari mandateci un'email, quali siano le regole cui sta obbedendo, se non quella di starsene fermo a guardare gli altri che lavorano. Intanto McInnes con un tiro difficilissimo, due tiri, uno più difficile dell'altro, di LeBron James e di McInnes, meno tracker. Mago del floater, cioè di questo tiro in corsa, fatto andare in condizione disagiata. Rimbalzo nell'azione precedente, preso con una certa cattiveria dal trattore, che decisamente sta dominando fisicamente. E ovviamente giocando 5 contro 4 c'è una certa libertà a tirare, la matematica non è un'opinione a pallacanestro. Due canestri di Kidd, uno facile, questo molto meno facile, 6 di vantaggio per i Nets. Mi stupisce non vedere almeno negli ultimi 4-5 minuti un cambiamento di approccio da parte di LeBron James. James che qui da fermo fa andare via una palla del tutto insensata che poi viene trasformata dietro la schiena in un assist per il Gauskas da Lucio Harris. Sono una strana squadra sti Cleveland Cavs, non si capisce quasi nulla sinceramente. Però di certo hanno talento e di certo hanno anche potenziale di fuoco, meno 4 in questo momento per loro, Carter e per Jason Kidd. Viene seguito individualmente Carter da Lucio Harris, questa è una delle poche sicurezze, gli altri quattro sono in una specie di box matchup in cui però c'è uno che si distingue dagli altri per lasciare dei buchi stile groviera. Stiamo ovviamente parlando di LeBron James, corto Kirstich Bear, rimbalzo di voglia da parte di Jason Collins, altri 24 secondi per i New Jersey Nets, Carter che vuole la palla a tutti i costi contro Lucius Harris, non mi sembra l'idea giusta attaccare così a testa bassa questa difesa, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di Traylor è proprio l'ultima cosa da fare, quella che ha fatto Carter, trattore domina, stradomina. Stradomina, box and one senza mezzi termini, che però è sempre disequilibrata a rimbalzo, in attacco ci si affida a questo santuomo, che però sta sbagliando più del solito, ma c'è un uomo solo al comando ed è visibile. Tuffo? Anche tuffo adesso? No, ma poi la vuole, come dire, dammela che tiro. Ci penso poi ben io, invece la palla va ovviamente dall'altra parte nelle mani di LeBron James che cerca la linea di fondo, fantastica difesa di Kidd, il perno di James che manda per aria un'avventura, ma ha mosso in qualche maniera la difesa, il Gauskas ne trae i benefici per il canestro con una sola mano da pallanotista del meno 2. Sta forzando molto più del solito, però c'è da dire che la difesa la muove, veramente è incredibile come nella sua posizione difensiva proprio non incida e quindi c'è sempre un uomo libero sulla rotazione, si tratta di scegliere chi. Attacca dal palleggio Best, riapre per Carter, si complicano la vita in est, ma non c'è un tiro abbastanza complicato per Vince Carter, che come tiratore dalla distanza, soprattutto se la distanza è notevole, ha pochi eguali nella NBA, in più sapete come penetra e con quali mezzi atletici. Scarico per McKinney, spiazzato, sbagliato, rimbalzo di Collins, più 4 possesso net, ultimi 90 secondi. Qua invece James ha fatto la cosa perfetta per far prendere un buon tiro piedi per terra a McKinney, che sarebbe stata anche una tripla, e adesso devono difendere per davvero però. Carter per Collins, continua a essere una situazione di 5 contro 4 e ovviamente 5 contro 4 c'è uno che tira da solo, se è Travis Best che tira per mestiere in linea di massima da solo tende a metterla, più 7 per New Jersey, ultimo minuto e 13, curioso veramente andare a capire, cosa che probabilmente non saremo mai in grado, qual è la logica che ha alimentato e ispirato questa difesa dei Cleveland Cavs. Assolutamente, tra l'altro nell'ultima azione, è una delle prime volte che la vediamo stasera, di solito ne fanno un uso
più cospicuo, la mezza ruota che si chiama weave nella loro lingua, che i Nets usano spesso e dove normalmente Carter non viene coinvolto. Qua però ne abbiamo avuto un uso piuttosto efficace per l'ennesimo buon tiro piedi per terra. Mi sembra di pensare che Sylabs abbia scommesso contro le percentuali dei Nets e finché sono state 1 su 13 è andata bene, e adesso però sta cominciando a prendere tiri importanti e di qualità, e adesso è meno 7 a 1 e 13. Primo piano ancora per Nenad Krstić, uno dei grandi protagonisti della partita, ha giocato da pari a pari con un europeo affermatissimo nell'NBA come Žydrūnas Ilgauskas, anche se la storia europea di Ilgauskas è abbastanza limitata. In Lituania non ha giocato nello Žalgiris, ma nell'Atletas, la squadra rivale dello Žalgiris, ma non certo dello stesso livello, e poi è andato molto molto presto negli Stati Uniti. Diciamo, Sabonis in Europa ha lasciato un segno diverso sulla pallacanestro del vecchio continente rispetto a quella di Ilgauskas, ma in comune con il connazionale ha una carriera NBA che è stata fermata quasi esclusivamente da infortuni di grande gravità. Ecco Ilgauskas che riceve, mantiene il perno, manda per aria il tiro, grandissima ricezione e grandissimo movimento con due tiri liberi che ne conseguono per Žydrūnas Ilgauskas. Direi che con i problemi che ha avuto lo puoi mandare abbastanza facilmente fuori equilibrio, ma ha delle mani talmente qualitative che il tiro gli parte piuttosto bene. Penso che possiamo rivedere. Ecco qui, lotta per la posizione con Krstić, cioè lavora bene, e poi non sono in tantissimi anche a 2,19 o quello che è che possano far andare via un tiro addirittura con speranze potenziali di gioco da tre punti in quel traffico e con quel contatto. E al di là dei numeri che sono lusinghieri, non trovo così ingiustificata la sua convocazione allo Star Game, tutt'altro. No, convocazione allo Star Game ci sta. È difficile dire se ci stia un mega contratto per il futuro in questa squadra con quel compagno come riferimento. Penso che sarà un problema di cui continueranno a parlare i dirigenti dei Cavs. Io credo che gli convenga prendere un altro gran giocatore di perimetro e mettere della carne in front line. Anch'io sarei di questa opinione. Ultimi 10 secondi dell'azione, 5 di vantaggio per New Jersey. Una visione di Kidd che è condivisa da Carter, ma anche dal trattore, che poi però rimette inavvertitamente la palla nelle mani di Kidd. Anche Kidd, quando ha qualcosa da farsi perdonare, è un giocatore incredibile. Qui ha rubato come un cobra il pallone, poi si fa beffe del raddoppio scaricando immediatamente per Best. La rubata di Kidd può essere la firma definitiva su una partita che Giasone ha dominato al di là dei numeri, ma c'è sempre Carter, stavolta nella versione deteriore. Ma perché si mette nei guai così? Bella domanda, però anche il meglio e il peso di Jason Kidd, che bisogno c'era di quel lob a 10 metri di distanza. Peraltro nel momento in cui Taylor recupera la palla, lui sa già che la darà a LeBron James. Sprint di 5 metri bruciante, recupero, perché non deviata, recupero, mangiata. Poi purtroppo per i Nets hanno perso una palla piuttosto banale, però sono tanti 5 punti con 28 e 1. Oddio, l'NBA, eh? Sono sicuramente tanti, però oddio l'NBA, e poi soprattutto la partita era sostanzialmente finita se non fosse stata buttata via la palla da Vince Carter. Attacca LeBron James, ancora c'è un muro, viene raddoppiato, deve cambiare lato Cleveland. McInnis dal palleggio, manda per aria una preghiera che viene espulsa dal ferro, rimbalzo di Carter, adesso sì che è finita. Anche questo buon tiro, eh? Anche questo buon tiro, classico floater, lui li mette questi tiri, però non bisogna esagerare. Avete visto come è uscito dalla linea Taylor per il fallo, per fermare il cronometro? Fossi stato chi gliel'avrei data? No, è tua, è tua. È tua. Paul Silas di intimidazione se ne intende per averla esercitata a lungo in prima persona nei giorni in cui era forse il miglior rimbalzista per qualità della NBA. Se ne va qualcuno, hanno paura del traffico, ma all'una a Strasser. Non ce la faccio, d'altra parte se la squadra è la squadra che rappresenta un'uscita dell'autostrada, la 16W, il pubblico che ci va è fatto a sua volta, alla sua maniera. Prima comparsata in lunetta di Jason Kidd della serata con due liberi, spingardata a successo con tre di LeBron James, però dovrebbe essere tardi. E in linea di massima è tardi, fallo di LBJ, tiri liberi per Jason Kidd. L'idea è fermare il cronometro, limitare a due possessi la distanza tra le squadre e poi provare un eventuale altro tiro da tre punti. Qui l'arresto per James, che ancora una volta ha uno stile intimidatorio anche quando tira da tre. Sì. Ha messo il corpo, come dire, vienimi vicino se hai coraggio. È fatto alla sua maniera anche lui. Tabellata, che è il modo con cui lui segna la maggior parte di quel tipo di tiri, non è nuovo a imprese del genere. Chi torna in lunetta, Silas ha sudato letteralmente sette camicie e qui francamente probabilmente sperava di portar via un altro risultato. Sette non sappiamo, ma la sua l'ha sudicchiata, la sua di sicura certa.
tiro libero che viene realizzato anche il secondo da Jason Kidd, time out per avanzare la posizione del pallone. Brandon Malone, lo vedete alle spalle di Silas, l'assistente che ha fatto capire quali possano essere i margini di miglioramento ulteriori di LeBron James nelle prossime stagioni. Questa è una partita che non ci ha fatto vedere il LeBron James scintillante di praticamente tutta questa stagione, di che ovviamente nulla leva alle possibilità di Cleveland e alle possibilità di questo giocatore. Per i New Jersey Nets come per i New York Knicks è chiaro che con la pausa per All-Star Game e la ripresa dell'attività è arrivato il momento in cui non si può più scherzare o dentro o fuori, intanto o dentro o fuori dai playoff, soprattutto o dentro o fuori dal rispetto e dalla dignità. Sì, possono finire bene la stagione indipendentemente dal fatto che a questi playoff ci vadano o meno, non vanno tutte e due i playoff, mi sentirei di escludere un recupero monster per entrambe, anche perché devono giocare anche l'una contro l'altra. La ricezione per un tiro immediato, comodo, di McInnis, lo sbaglia, altro tap out di Traylor, ma intanto il cronometro corre, sbaglia LeBron James e finisce sostanzialmente qui con l'ultimo tiro di Traylor che trova il ferro. 104-98 il punteggio finale, vincono i New Jersey Nets con Vince Carter e Jason Kidd comunque in grande spolvero. Battuta d'arresto per James, 18esima sconfitta stagionale in trasferta per Cleveland. È tutto per questo appuntamento con il Basket NBA su Sky Sport, anche per Federico Buffa, con un saluto e un ringraziamento da Flavio Tranquillo.